Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto all'epico finale che vivrà per sempre, la live che vivrà per sempre, The Thrashlight Saga Breaking Dawn parte 2. Analizzeremo l'ultimo episodio funambolico della saga di Twilight. Quante emozioni, quanti colpi di scena, quanto sentimento. Ah, rivivremo tutte queste emozioni assieme a due ospiti pantagruelici. Cominciamo dal primo. Abbiamo il re dei volturi, Travataro 91. Benvenuto. Salve a tutti, è un piacere essere qui e... Ah! Sento i vostri cuori! Sento i vostri cuori! Che bello! Ah, perché sto ridendo come un coglione! Ok, Benissimo, basta. mi sembra un ottimo inizio. E poi abbiamo Angel che ha scoperto qual è il suo potere vampirico. Ho Benvenuto. scoperto cosa sono in realtà. Immaginavo la scena quella dei Griffin, tipo sono un cavallo, no, sono una scopa, no, sono uno scudo in realtà. Ma comunque grazie Matioski, grazie Travatar. Salve a tutti voi che siete qui per godere di quest'ultimo capitolo. Noi siamo pronti, io sono pronto, cioè pronto, insomma, relativamente pronto, no? Non esageriamo. Bisogna trovare le giuste parole per descrivere la magnificenza di questo film. Mi rendo conto che Io sono ce pronto. l'avrei, ce l'avrei. Allora prego, del resto è il primo Lo che conosce. vorrà! Questa è la parola che penso. Intanto ringrazio Dark Bear con la sua donazione. Grazie, grazie, grazie. Beh, ma in effetti, come ti avevamo preannunciato, una certa presenza di Loran c'è anche in questo film. Io ho Anche pianto, in questo film ho pianto, posso anticiparlo? se. Certo, No, certo. non per i motivi che pensate voi, perché in questo film, alla fine del film, c'è quella lunga carrellata in cui rimostrano tutti gli attori e ho potuto rivederlo proprio lì bellissimo, era allora in mezzo tutto, cioè io ero estasiato, a un certo punto le lacrime agli occhi. Però, in un certo senso, possiamo anche dire che il suo ricordo venga dissacrato, perché alla fine, nella battaglia finale, l'unica stronza che muore è la fidanzata di Loran. E questa cosa non va bene. Mi C'è anche spiace, un non suo freebooter, tra i volturi, c'è un suo freebooter con le treccine, che vuole essere un imitatore, è la Però, versione ma vedetela così, Wish. ragazzi, nell'ottica della Meyers, ora sono insieme nell'aldilà, Loran e la sua donna, quindi in realtà è un Questo è lieto fine anche vero, per c'è del loro. romanticismo anche qui. E poi è ovvio che quello dei volturi cerchi di ricalcare il look di Loran, ha imposto uno stile, è diventato un idolo assoluto, anch'io lo farei. Assolutamente sì. Anzi, alla prossima fiera del fumetto, quando mai sarà, vi propongo di fare i cosplay dei tre vampirazzi del primo. Chi vuole fare Loran? Chi vuole fare Victoria? È una bella lotta, una bella gara. Io Sì. voglio fare Victoria. No, lo faccio io, cioè ho il physique du role io. Ok. Io voglio fare Renesmee in CGI. Ah, quello è difficile come cosplay, secondo me. Comunque, signor Angel, ci dica un po', è la sua prima visione di Breaking Dawn parte La mia 2. prima? Possiamo solo immaginare tutta l'emotività che l'ha colta durante la Allora, visione. Prego. sì, io avrei subito un piccolissimo contributo, esattamente di 3 secondi, perché a un certo punto mi ero detto, non rifarò l'errore fatto in passato, non lo rimetterò in inglese questo film. Ma l'ho fatto, ho rimesso in inglese e stranamente, nonostante fossi in inglese, ho sentito perché ho attivato il commentary e ho sentito il commento del regista in italiano, che si esprimeva nei confronti di Pattinson. Posso far ascoltare questo, diciamo, piccolo contributo? Certo. Ok, ma è brevissimo, ragazzi, però mi sono proprio stupito di questa cosa. Aspettate, Immagino. Chissà, vedete, abbiamo anche contenuti extra qui nella Sì, nostra. perché, cioè, nel senso, ragazzi, è stata una cosa... Datemi un attimo che non vorrei... Ok, non so cosa stia Si è facendo, mutato. forse non vuole violare il copyright, quindi sta cercando dei modi per farci sentire questo contributo, senza appunto creare dei problemi Esatto, diplomatici. esatto, esatto. Quindi solo proprio l'esatto momento in cui è intervenuto il regista. Ecco, questo è stato proprio il contributo del regista, che infatti ho detto tipo, ah, Ah.
strano, cioè mi sono stupito di questa cosa, perché anche in questo film Pattinson dà il meglio di sé. Ed è allora, ragazzi, è incredibile. Questa volta ho detto, sarò io che sono sfigato, beccherò i momenti in cui lui purtroppo non riesce a dare il meglio di sé. L'ho fatto 5 volte in 5 momenti diversi. In tutti questi 5 momenti c'era Crescentini. No, devi capire che passava l'inglese. Wow, io no. Cioè, ma perché? Cioè, nel senso, ero lì del tipo, ma non so, andava giù di anfetamine, non lo so, non lo so, ero veramente stupito, ma... Ma non c'aveva voglia, c'era talmente scazzato dalle coglionate che gli facevano recitare che non ci impegnava neanche, cioè palese. Ho Io capito, sono però. convinto che Pattinson nella saga abbia subito un percorso, una traiettoria verso il basso, verso il baratro. Nel primo film, no, posto che erano orrendi, e la Stewart se la cavava meglio, un Però ci pochino ci provava, provava, sì, esatto, ci andando provava nel avanti, primo un film. disastro. Comunque, anche in questo caso, per fortuna, il film, forse perché si tratta di una parte 2, no? Abbandona qualsiasi velleità introduttiva, no? Ti spara subito il titolo, così che non ci siano fraintendimenti, tu capisci subito che è Breaking Dawn parte 2. E questa alternanza, scala di grigi, rosso, io l'ho trovata incoraggiante. La musica era tutta incalzante. Io ero lì che dicevo: porca miseria, piane boscose, sprizzi di sangue, ghiaccio. Qui si inizia subito. Cioè, e poi, cioè, mi stavo caricando a manetta, ero prontissimo a tutto. Poi, però, il tema inizia a farsi maestosamente triste. E ritorniamo a Bella, che queste cose, no, da vampirizzata, l'acuta percezione del mondo attorno a lei, e c'è. Si concentra su vari particolari e io ho notato questa cosa. Uno di questi particolari è il pacco di Edward. Ok, che lì accanto c'era la mano, ma lei arriva prima sul pacco. No, sul serio, ragazzi, fa vedere l'inquadratore: pa, 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 pacco di Edward, e poi si sposta a destra sulla mano di Edward che la apre. L'apre, ok. La mano, Dopo l'apre, la fanno la dopo. mano, la mano, Qualche cioè, io pacco so di che. Edward. Che la mano è lì accanto, ma perché sarebbe dovuta scendere a fissare ad altezza patta tra le tante cose che stava E io ti rispondo guardando? in un altro modo, Ege, cosa dovevo fissare? La sua faccia espressiva? Ah, effettivamente, sì, giusto, giusto. Comunque, lei è la stessa alla fine, è la stessa solo con le lenti a contatto rosse. Tutti dicono: wow, l'immortalità ti ha fatto. È identica, cioè nel senso ti tuna, ti dona tanti. È uguale con le lenti rosse, stop, cioè non cambia niente. Aveva 8 kg di cerone anche prima di trasformarsi in vampiro, quindi. Cioè, no. Però il film inizia bene. Inizia bene, c'è una nota subito positiva, perché lei tenta subito di strangolare Pattinson, no? Cioè, nel senso, a 4 minuti, cioè, lei intuisce la caratura del film e fa, però non ce la fa, non ce la fa, non ci riesce. Comunque, il primo vero, adesso qui abbiamo scherzato un po' così, ma il primo vero problema del film, secondo me, è rappresentato appunto dalla prima caccia. C'è questa corsa a rallenti fatta malissimo, che è scontornata malissimo, cioè malissimo, lei è una CGI, quella della bambina imbarazzante, ma lì non ho capito perché. Cioè, hanno fatto scene nei film precedenti più dignitose di corsa, lì è fatta proprio male. Questo è il film che ha il budget più alto in assoluto e ha gli effetti più brutti in assoluto e non ho capito perché. Perché il Cioè... 90% del budget è stato speso per convincere Pattinson a non mollare il ruolo e ad assumere delle bodyguard che gli impedissero di suicidarsi per la vergogna. E che lo picchiassero durante la notte, secondo me, perché così, perché se lo Era meritava. Sì. tipo E poi controllato a vista. c'è anche un cast delle grandi occasioni. Hai visto quanti nuovi personaggi? Vero, Sono è sicuro che avrai vero. delle riflessioni da A fare, ma abbiamo un orale proposito, allora, a Malek. proposito di questo, io devo chiedervi una cosa, perché scusate, vengo un po' vicino al microfono. Devo chiedervi una cosa. C'è un certo punto. No, allora, scusate se mi prendo questa confidenza, ma io sono arrivato alla fine del film con questa perplessità. C'è un certo punto, un vampiro biondo, molto interessante, che sembra avere un ruolo cardine, perché Il si pensa, Sawyer di cavolo. Lost del discount. Esatto. Lui più volte dice: vabbè, io me ne vado in soffitta.
Ok, poi addirittura quando Bella dice: oh, cavolo, mia figlia deve essere al sicuro, Jacob la porterà. Lui addirittura entra nella camera di Bella. Scusate, mi avvicino ancora perché entra nella camera di Bella e fa: credevo che ci avresti guidato per un attimo. Ci ho anche creduto. E si volta e se ne va. E lei avrebbe dovuto fermarlo, dirgli qualcosa. Non lo so, nel senso, quel vampiro. Ai fini del racconto, visto anche le parti, a che cazzo? Infatti, allora, quando ho visto per la prima volta il film, mi aspettavo una di queste tre cose. La prima passa dalla parte dei cattivi, la Anch'io, la seconda, tradisce, sì. nella battaglia finale, ritorna dalla parte dei buoni e quindi si redime. Terza ipotesi, torna dalla parte dei buoni, nella battaglia finale addirittura si sacrifica e muore per gli altri. Ma ce n'era una Perché quarta. Resta in tecnicamente... soffitta nella quarta. Invece è un esempio di coerenza assoluto. Me Sì, ne sì, sì. vado, non partecipo e non Non partecipo ce n'è neanche. andato. Non è rimasto nella soffitta. Ok, Lui è non tornato in sono soffitta ed è rimasto. rimasto. Ma in realtà c'è ancora... Secondo te Angel è ancora lì dopo la non battaglia finale? Perché Secondo effettivamente in me, soffitta lo trovano ancora lì. vi dirò di più, secondo me è ancora lì ancora oggi. A 10 anni quasi di distanza è ancora lì nella soffitta. Ad a te, ma anche perché non ha... Allora, non si capisce da dove sia arrivato. Non si capisce che cacchio l'abbia chiamato. Non si capisce cosa stia facendo lì. Perché si trovi lì? Cioè, non si sa. Comunque, questa è la mia perplessità. Ah no, aspettate, scusate. Ne ho anche un altro. Mi avvicino sempre al microfono perché è una cosa un po' che devo dirvi in confidenza. Io sono stato abbastanza terrorizzato dalla CGI della bambina in questo film. Perché è più brutta di quella mostrata nel film precedente. È veramente una roba aberrante che nemmeno nei peggiori filmati di intermezzo dei videogiochi della PlayStation 2 c'era, Poi era io ho così anche brutta. guardato la bambina vera, cioè Mackenzie Foy, arriva a 55 minuti dall'inizio. Noi ci dobbiamo dormire 50 minuti in cui questa, a parte un paio di momenti, è in scena, cioè non è in scena, è in digitale. Ma io è questo che non ho capito. Perché a un certo punto c'è una scena in cui la bambina cresce. Cioè si vede? No, c'è loro che segnano sulla colonnina l'altezza fino a che non arriva quella che sarà la bambina definitiva e così per tutto il film. Ma il momento in cui diventa in quel modo, perché per metà del film continua a essere in CGI? Qual è Ma il motivo? tu non Scusate. hai capito la scelta artistica. Invece di fare come avrebbe fatto chiunque, ovvero prendere delle bambine diverse per interpretare Renesmee nelle varie fasi della sua crescita, hanno preso un'attrice sola e hanno pensato: ringiovaniamola in CGI, mi Allora, raccomando, raffiniamola. quello visto la porcata iniziale, io quello l'avrei, cioè, l'ho preso per buono, ho detto ok, ma lì nelle varie fasi, cioè le varie fasi durano circa 2-3 secondi, perché si vede la bambina che cresce, cresce, cresce e arriva alla fase finale, perché lei rimarrà identica in quel modo per tutto il film. No, Nel non proprio, momento... perché c'è un momento in cui lei non è ancora identica a Mackenzie Foy, quindi in realtà manca ancora un attimo, perché nel tempo che loro assumono gli altri vampiri, lei poi cresce ulteriormente e diventa Mackenzie Foy. Ma è, cioè, è identica. Cioè la CGI che usano su quella bambina è la faccia di quella bambina su un corpo, se vogliamo, di una bambina di un anno più giovane, di 2 anni più giovane, ma è una roba talmente stupida che io mi sono detto, scusa, ma che senso ha applicare su una bambina che soprattutto a quell'età, cioè nel senso, dici, guarda, quella bambina su cui abbiamo applicato la CGI era una bambina di 6 anni, mentre invece lì Mackenzie Foy ne aveva 8, quindi sai... Ho capito, ma falla direttamente che ha 8 anni? Perché non ha senso che... Anche perché proprio la CGI, la faccia, come si muove su quella bambina, è lei. È la bambina che c'è dopo. E questa cosa io l'ho trovata... Ma perché? Non ho veramente... Intanto c'è una rivelazione, una cosa che non avevo mai considerato. Scorsese si è ispirato a Breaking Dawn per The Irishman. Sì, con risultati similari, devo anche Sì. aggiungere. Beh, secondo me Un po' migliori peggiori. No, comunque, secondo dai. me in realtà peggiori, perché vedere la faccia in CGI rigiovanita sul corpo da vecchio
mi ha dato un effetto terribile. Che sinceramente, mamma mia. Concordo. La però... scena del pestaggio del verduraio nel cuore. Nel cuore. Ma... Dove strani vetri scoppiavano da soli senza essere colpiti. Ma rifacciamo saltare i vetri? Ma sì, dai. Vai. Comunque, ci stava. Ma vabbè. Ma questo... torniamo a Breaking Dawn parte 2. Esatto. Torniamo ai film quelli belli, quindi. Allora, c'è anche un'altra cosa che a me ha un po' perplesso. Sempre nella scena della caccia, parliamo sempre dalla fase iniziale, non hanno questo cerbiatto lì davanti, ma lei percepisce in modo fortissimo e nitido, prima ancora che si ferisca, è un tipo che sta facendo free climbing a più di un chilometro di distanza. Allora mi sono detto, ma cioè, questi vampiri di Twilight, cioè, mi è salito il livornese in quel momento, ho detto... E sicché questi vampiri di Twilight le prime settimane che vivono qua deve essere in inferno, cioè tipo sono comunemente al sesto piano, poi tipo uno passa in strada nella sua auto tranquillo, sgancia una roffa e lì subito i vampiri si contorcono per il disgusto. Oddio, sento, no, veramente l'ho trovata una cosa esagerata, cioè, perché ok, hai una percezione più acuta del mondo, ma non esiste che a oltre un chilometro uno che sta facendo free climbing, prima ancora che si ferisca, nemmeno al sangue ancora, si vede che sente e percepisce il sudore, resta lì. Cioè, e che, ragazzi. Beh, devi capire, Angel sta con una patata lessa, quindi un po' di sudore macio l'ha subito eccitata, no? Che sia quello. Comunque deve essere una vita di inferno. I vampiri sbarellano perché sentono tutto. I licantropi, se passa un vampiro, si trasformano. Terribile. Una dannazione eterna. Quella scena in cui c'è Bella che dice: e intanto, mentre i vampiri continuavano ad arrivare, c'erano il clan e lei che continuavano a trasformarsi. C'è quella scena di Jacob che vede un tizio che passa e questo da nulla. Io immaginavo, cioè... questi vampiri che arrivavano e sti tizi che stavano tipo in giro, che era il caffè, che era una cosa che a un certo punto così dal nulla, però una cosa bellissima. Dico solo due ultime cose, perché ce ne sono tante da dire, ma voglio insomma lasciar fare anche a voi. La prima è quando arriva Jake che fa quel suo fare, si avvicina a Bella e fa: dai, annusa Bella. E lei fa una, diciamo, citazione metanarrativa, perché parte subito la canzone quella lì di Mariotti, dove che fa: tu puzzi, madonna con me puzzi, cioè è proprio una cosa assurda. E poi il momento in cui Bella scopre che Jake ha fatto l'impresa. Innanzitutto è comunque sua figlia, cioè lei lo sta per prendere in mano la figlia e Jake fa: basta adesso. Cioè, stalker possessivo, che poi dai, stalker possessivo con diritto di prelazione CBCR, cresci bene che ripasso, non è come pensi Bella, nel momento in cui gli hanno detto sì guarda, sono arrivata alla mia piena maturità a 7 anni e poi sono rimasta sempre così. Lui, cioè Jacob, penso che quando ha sentito quell'informazione stava lì sfregando le mani. Ah, dai, che passano 7 anni e poi, cioè, Bella di padella proprio. No. E Bella giustamente, insomma, sì, se la prende. Ma la cosa che a me ha stupito molto è che quando Bella, no, tutta imbulzita lo picchia, che lo sta lì che lo sta picchiando, che tutti preoccupati, dobbiamo fermare, c'è Edward, è l'unica volta in cui vedi Pattinson che è espressivo, che ride con quella sua cosa da voyeur, che se ne vuole fare, cioè, ma, e lei si incazza, cioè, scusate. Comunque io avrei voluto tipo Edward che diceva: dai Bella, te lo tengo fermo io, tipo lo prendo dietro, Bella lo picchia, tipo sacco da box. Ma secondo me Edward avrebbe voluto prenderlo da dietro, ma comunque, cioè... Bella in tutta quella scena lì, proprio esattamente in tutta quella scena lì, ci sono due cose che a me hanno devastato mentalmente. La prima è Bella che si incazza: cosa? Hai dato un soprannome a mia figlia, Ness?
l'hai chiamata Renesmee Spencer, Dispenser, le hai dato un nome di me, cioè, e ti incavoli perché, seriamente, cioè, nel senso, lì, fuori da ogni logica, e poi Jake, che fa, prima niente aveva senso, ma adesso capisco che era questa la ragione. Tu mi stai dicendo che praticamente lei dall'inizio, che fa la profumiera, che la cosa... tu eri influenzato dalla bambina prima ancora che fosse concepita? Ma come che... Allora, credo che la cosa fosse tipo che Jacob era in qualche modo protettivo verso di lei perché il suo compito era concepire il vero amore di Jacob. Però ma per me ne vado via. Basta, è finita. No, ma è una cosa malatissima. Cioè, ma secondo me è questo. Ma cosa era? Nel frattempo se l'è limonata questa, esatto, figlia. È stato lì 30 volte che se la voleva bombare in tutti lui i modi. E Renesmee che parlano una volta, magari dopo che hanno consumato il primo bacio che hai dato a tua madre, poi lei mi ha dato un pugno, come scusa? Sì, una roba inquietantissima, che sì, schifo, ma... E poi, cioè, scusa, sì, lì il pugno è lei che si è rotta la mano, ok, ma vogliamo ricordarci di quando è lei a chiamarlo Jacob, vieni qui, cioè, ma che cacchio, ma no, scusa Jacob, lo sto facendo perché un giorno concepirò una figlia, è lei che lo vuole, cioè, ma che cos'è, cioè, ragazzi, no, sta cosa qui, no, questa cosa qui, anche con tutta la sospensione dell'incredulità del mondo, no, non è possibile, mi dispiace, ma no, che cavoli, no, ragazzi, no. Comunque, tu hai parlato prima del puzzo di Jacob, mi devono spiegare questo feticismo per i corpi puzzolenti, è da 3 film che ce la meno, e quello puzza, quell'altra puzza, ma lavatevi, cazzo! No, le vampire cugine che sentono la puzza di Jacob fin dalla macchina, cazzo, ma è pure chiusa la portiera! Travataro, credo sia il suo turno. Allora, che dire, come ho anticipato nel fuori onda, io sono abbastanza indeciso se considerarlo leggermente migliore di New Moon o peggiore, perché New Moon continua a non portare praticamente da nessuna parte, questo almeno in quanto capitolo finale porta a un lieto fine, anche se nella maniera più stupida e discutibile possibile, ci arriveremo. In compenso, però, rispetto a New Moon, intanto è passata l'ambulanza, che... no, dopo, fra un paio d'ore mi venite a prendere, dopo l'infarto. Comunque, questo film però ha una pletora di stronzate, la più alta pletora di stronzate di tutta la saga, cioè veramente ce n'è una al secondo quasi. Non riescono a fare una cosa normale per più di un minuto, è una cosa incredibile. Allora, partiamo dagli effetti digitali, l'ha già detto Angel, che è quella bambina veramente, ma cosa cazzo... Poi sono bellissimi i momenti in cui c'è tipo la piccola da dietro, dove lì è vera, perché non dovendo mostrare la faccia, gli ho effettivamente preso una controfigura in carne e ossa. Quando lei si solleva con quell'effetto visivo bruttissimo per raccogliere il fiocco di neve e sembra restare sospesa a mezz'aria, quindi in realtà anche mezza criptoniana, oltre che mare vampira, non si sa. Comunque c'è bellissimo vedere, quando la faccia esce dall'inquadratura capisci che in effetti il resto del corpo è vero, che la mano che prende il fiocco è reale. Quindi una roba proprio bruttissima e disgustosa già quella. I lupi mannari anche qui sono veramente al loro picco più basso. Non se ne salva uno a livello di resa, veramente tremendi. Giusto quello tutto nero, secondo me, è l'unico che un minimo... Dai, posso crederci. Il puma che divora Bella. Sì, il puma divora... Sì, no, ma poi lei quando lo morde, c'è male, il classico schizzo di CGI tipico proprio dei film dell'Asylum. Ma che cacchio! Poi vabbè, Bella che non è animalesca neanche a farlo apposta, anche perché sai, aiutava avere i canini a rendere i vampiri più animaleschi, però qui devono essere una roba bella per le tredicenni, quindi niente canini. Grazie, non grazie, ti voglio bene. Non lo fanno più, solo manca... Si sono completamente dimenticati della cosa, a parte in una scena del fatto che brillano, a parte in una scena. Ecco, allora, visto che l'ha citata Angel, questo film è anche una gigantesca, è un buco nero di incoerenze con la mitologia twilightiana, che mi sono sentito offeso io, che di sta saga non me ne frega una beata minchia. Allora, questi non luccicano,
Il finale, porca vacca, sono loro in questo campo di fiori, c'è il sole che esce dalle nuvole e non brillano. Io qui lo dico, o si sono dimenticati o non hanno avuto il tempo. Perché non è possibile che tu fai una ripresa che risalti il sole e poi non mostri che luccica. Non avevano tempo, si sono dimenticati. Non mi spiego se no altrimenti. Comunque, già qui i vampiri non brillano. Poi, Rami Malek. Allora, come ha detto Angel, è un supereroe. Oltre al fatto che, rendiamoci conto, qui i vampiri vengono reclutati da uno scudo, cioè da uno shield, e hanno i superpoteri. E questo film è del 2012, quindi questo film è ufficialmente il concorrente di Avengers. Che culo, che culo. Ah sì, tra l'altro, Edward, non mi hai detto che tua moglie è uno scudo? Ah, bella, tu sei uno scudo. Ma è dal primo film che la vedi col fatto che non riesci a leggere il pensiero. E ora cioè, c'era un termine per questa cosa e tu non ci hai mai pensato? Sei un coglione. Cioè. Però posso porre subito una domanda inerente, vai, alla mitologia twilightiana? Sì, quindi qui scopriamo che il potere vampirico di Bella era insito in lei già dalla nascita, cioè già, esatto, in quanto essere umana era in grado di schermare i poteri dei vampiri. Ma quindi, ad, esatto, esempio, il personaggio di Rami Malek, anche quando era umano, influenzava gli elementi? No, era semplicemente allora, un piromane, Allora, l'ho letta sta cosa, è una vaccata completa, ve lo anticipo già. Teoricamente, i poteri dei vampiri dovrebbero essere una sorta di esasperazione di alcune loro caratteristiche umane. Esempio, Edward riusciva istintivamente a capire cosa pensavano le persone, tipo guardando il linguaggio del corpo, era molto empatico in questo senso. Una volta diventato vampiro, diventa capace di leggere nel pensiero. Per dire, mentalist. No? Esatto. Anche Jasper era una persona carismatica, che si attirava alle simpatie della gente, quindi una volta diventato vampiro, esatto, può influenzare le emozioni delle persone. Però allo stesso tempo abbiamo appunto Bella che è già immune, infatti il potere vampirico diventa quello di estendere lo scudo ad altra gente. Ma quella che dà la scossa allora cosa faceva? Non ne ho idea, non voglio saperlo. Arrapava gli uomini quando passava, gli dava la scossa. C'era Amadeus che la chiamava, scossa? Scossa? No, ce l'ho. Era una che continuava ad avere a prendere lei le scosse con l'elettricità statica. Fatto, era questo. Ecco, tra l'altro, sapete perché Dakota Fanning può rendere, causare dolore alle persone? No. Perché lei e il suo gemello, quello che tira fuori le nebbie paralizzanti, tra l'altro, altro effetto visivo meraviglioso. Quello è il suo gemello? Non sì, sapevo. Sono due gemelli, in teoria hanno 13 anni. Però contiamo che sono vampiri millenari e quindi vengono da un periodo in cui 13 anni erano molto più grandi di adesso, quindi quella gliela faccio passare. Il problema è un altro. Lei fa così perché tipo poco prima di essere trasformati li avevano torturati, addirittura avevano provato a metterli al rogo perché erano ritenuti posseduti dal maligno, una roba del genere. Quindi lei una volta trasformata causa agli altri il dolore che ha sentito lei. Va bene, però appunto perché Bella ha lo scudo già da umana? E soprattutto io ho letto che Alice un po' era veggente già da prima. Ma questa cosa, scusate, perché io allora ho un dubbio amletico, ma i libri, a parte diciamo la nuova edizione che dovrebbe essere da un punto di vista diverso, ma a parte in un paio di occasioni che credo che siano dal punto di vista di Jacob, sì, i libri sono sempre in prima persona dal punto di vista di Bella. No, mi sembra che l'ultimo sia dal punto di vista triplice di Bella, Edward e Jacob. No, allora, sono sempre dal punto di vista di lei, a parte il finale di Eclipse, che praticamente è la scena che apre Breaking Dawn, cioè Jacob riceve l'invito e poi se ne va incazzato nero, e la parte della gravidanza di Bella, in cui lì effettivamente il punto di vista è quello di Jacob, probabilmente perché la Meyer se l'ha sfruttato per raccontare dell'imprinting. Ok, quindi immagino che Angel si stia chiedendo, ma come facciamo a sapere tutte queste cose se non erano scritte nei libri? Se tu guardi nei commenti l'ho chiesto, mi è stato detto che allora innanzitutto parte dei segreti dei Volturi li svelano i due rumeni lì, insomma i vari vampiri sanno un po' di cose. I due rumeni, Paco Botere, ammazza bene. Che vorrei ricordare una cosa, a un certo punto Jacob ha le palle di chiamarli Dracula 1 e 2. Dicevo sul serio piccolo, no, tranquillo, non ti stavo insultando.
Comunque, a parte questo, aiuto. Sì, in parte quello, tipo le informazioni sull'IA, la licantropa senza il ciclo, le sappiamo perché nel momento in cui leggiamo il libro dal punto di vista di Jacob, lui, essendo diventato il nuovo alfa, condivide i suoi pensieri con sette IA perché sono parte del suo branco. Ed è da lì che lui scopre tutta la storia e quindi Sì, la ma tutto racconta a noi. il fatto del passato di Dakota Fanning, del fratello, queste cose Da qui, quel che ho come. capito esiste anche una sorta di guida fatta dalla Meyers a Twilight, Cosa? quindi C'è mi hanno detto qualcuno così, eh. altro, una Mi hanno mitologia talmente vasta. letto la Mi guida hanno su. scritto così Ragazzi, nei commenti. no, ditemi che non avete letto sta roba, perché, cioè, va bene tutto, Soprattutto Angel, la breve seconda vita di Britanner. Ricordiamo il romanzo dal punto di vista del personaggio più inutile. Allora, la spiegazione del potere di Bella ve la fornisco io. Lei si vai. isolava dal resto del mondo e quindi uno scudo attorno a sé. Però, come dicevamo prima, lei aveva già il potere. Non è che quando è diventata vampira si è Esatto, perché scatenata un questo conto gene era lei essendo mutante. riservata, acquisisce il potere dello scudo una volta trasformata. Allora No. devo cambiare il mio nome, devo cambiare, scusate. Vai. Chiedo scudo a Ma tutti. poi, quella lì dell'elettricità, quell'altra che acceca, cos'è che faceva? Accecava con la sua bellezza Illusioni. le persone? Proietta illusioni, quindi può anche proiettarti il buio. E cosa faceva nella per proiettare illusioni? Non ne ho idea, probabilmente era una prestigiatrice. Altra cosa, ma forse ho malinterpretato io la Sto divertendo questione. troppo. Nei primi film, e deduco Sì. primi libri, i vampiri con poteri non erano mica una cosa rarissima. Chiaro Adesso bramava, sembrano adesso sono tantissimi. tutti, sono il cast scartato di One Piece, cioè ce li No, hanno tutti i in poteri. realtà, a parte la famiglia Cullen, a parte insomma i due Alice e l'altro, effettivamente Carlyle che potere ha? A Allora, facciamo il conto, parte sono di fare una 18 morte vampiri, stupida e vabbè, orribile, sono 18 e vampiri più i inutile, Cullen, i magari. Cullen sono 8, quindi in totale diciamo 26 vampiri più 28 che sono i rumeni, che arrivano dopo, E anche loro che 28. potere hanno? Di Nessuno. questi 28 hanno i poteri Bella, Edward, Alice, Jasper, e siamo a 4. Emmett non è super forte? Sì, è più forte Ma della media dei vampiri, ma quello non vale tanto, non si capisce se valga o no come talento. Vabbè, contiamo, come? Bella, 5. braccio di ferro, gli spacca quasi un Perché braccio. lei è Perché è neonata. appena diventata vampira. Lei è Ho neonata, capito, quindi è ma più forte. se era il La suo lore, potere. Angel, la Sì, ma lore. se era il suo superpotere, cioè la Vabbè, superforza. diciamo 5, contiamo anche Emmett e siamo a 5. Poi, quella delle illusioni, quella dell'elettricità, Entrambe Rami facevano delle Malek. illusioni. Entrambe. No, solo Tutte e lei. due. No, No, solo tutte e lei. due. No, No, solo solo una le lei. faceva. È lei che fa tutto. È Zafrina, appunto. Dove cazzo sta che Ok. nome? Vabbè. Dicevo, illusioni, elettricità, Rami Malek e basta. Quindi in realtà sono 8 su 28. Beh, però una media un po' altina, eh. Sì, È una cosa effettivamente. rarissima. Noi dobbiamo avere tutti i vampiri con i poteri, noi volturi. Ce n'è una fauna incredibile. Esatto. Ma poi attenzione. Ah, giusto, c'è anche Renesma in teoria. Sapete perché Renesma ha quel Esatto. potere? Sapete perché ha il potere di trasmettere? La Meyers l'ha interpretata come lei ha i poteri opposti ai genitori. Quindi Edward sente da lontano i pensieri degli altri, lei può trasmetterli a contatto e inoltre lei è l'unica che può abbattere lo scudo di Bella. Infatti lei riesce a farle sentire i suoi pensieri perché lei può oltrepassare qualsiasi scudo. Pensate sia una boiata? Sì, lo è. Aggiungiamo anche un'altra cosa. Lei è un ibrido umano-vampiro. Secondo voi, visto che c'è la fissa della temperatura corporea, lei che temperatura ha a metà tra umano e vampiro? No, Secondo normale, perché voi? quando arriva il tronista brasiliano alla fine, che scopro che dice, ah sì, anche io sono mezzo vampiro, e di cosa ti nutri? Ma boh, cibo, sangue, vanno bene entrambe le cose, No, no, cioè peggio. A quanto pare i libridi praticamente, hanno una temperatura corporea di 40 gradi, quindi sono un po' più caldi di un essere umano. Ma se sono mezzi vampiri dovrebbero essere mezzi freddi, non più caldi. Ma che cazzo gli è venuto in mente alla Meyers? non si sa. Tra l'altro nel libro ho scoperto che quello lì c'ha tipo quattro sorelle ibride come lui, perché suo Ah. padre voleva creare sta super razza e quindi ha sfornato una pletora di umane per fare ste ibride. Sa, è una cosa che non può succedere. Nessuno ne sa niente. Una cosa unica al mondo.
È successo già 5 volte almeno. C'era questo che io mi immagino. Se tipo la graphic novel, no? Meanwhile in Brasile. Ma poi Alice e Jasper, come facevano a sapere? Perché sembrava che loro sapessero già. Ma si sapevano già che c'era un ibrido, non potevano chiamarlo per aiutare Bella? No, ma al di là di quello, perdonatemi, ma forse mi sto portando troppo avanti. E qui ormai... La battagliona finale, che poi ci arriveremo... Perché non interviene anche lui, se era lì a guardare? No, infatti, cioè, voi dovete immaginare questa scena. Alice e Jasper l'hanno portato lì sul luogo della battaglia. Però non è che lo fanno andare subito. Cioè, c'è lui che sta per intervenire. No, aspetta, solo quando stanno per scannarsi, non puoi presentarti prima. Stai qui, lì nel folto della foresta, lui vorrebbe, ma no, aspetta, si stanno per ammazzare, no, un attimo, ma perché dobbiamo fare il colpo di scena, non è che puoi andare così, aspetta, no, un attimo, esatto. Ok, vai, perché prendeva freddo, hai visto come dove esce, ma dove cazzo è arrivato, ma hai visto come è arrivato dal Brasile, cioè era vestito con un filo interdentale, aveva ma sì, ma infatti c'è... poi vestirsi, c'è la neve, capito che sei l'indiano, stai considerando che questo è il film in cui praticamente, a parte una volta, Jacob non si denuda mai, tra l'altro davanti al padre di Charlie che gli fa: Jacob, rivestiti, ok? Va bene? Quella scena è la cosa più strana che vedrai oggi, ed è lì che si denuda. No, aspetta un attimo, poi l'ultima cosa, avete presente quando ho detto nella scorsa live che a quanto pare le donne licantropo non hanno l'imprinting nel ciclo? A quanto pare il fatto che questo qui abbia delle sorelle sembra aver prodotto la prova che gli ibridi maschi hanno il veleno dei vampiri, le donne no, quindi se Ernesto morde qualcuno non lo trasforma. Grazie, okay. Ottima informazione. Donne svantaggiate, esatto, stare in casa e stendere il loro scudo, basta. Esatto. Tra l'altro, questo film, cioè secondo me Bill Condon lo sapeva che stava facendo una porcheria, perché questo film continua a mettere in mostra, tramite dialoghi ben piazzati, tutte le stronzate della saga. Pensateci un attimo: Edward che dice a Bella: ho sempre avuto la brutta abitudine di sottovalutarti, ho sempre pensato che non ce l'avresti fatta. Complimenti, il grande amore, pensare che la persona che ami non sappia fare un cazzo. Questo è amore, questo è l'uomo ideale. Un uomo che mi dica: voi non potete fare un cazzo, faccio tutto io. Comunque la leggenda dei bambini maledetti è anche bellissima. Ah, i bambini mortali. Quello dopo. Sì. Ecco, lo dico già allora. Il creare un bambino immortale è un tale tabù che persino parlarne è considerato un reato. Quindi nel mondo di Twilight i vampiri non possono leggere Peter Pan, perché anche lì, sai, bambino immortale a cui non insegni mai nulla, appena leggono Peter Pan o vedono il film Disney, oh mio Dio, via, non deve esistere. Oppure Charo che guarda il film e fa esatto. Poi tornando alle cose metacinematografiche, vabbè, l'ha perculata tantissimo anche Vittor Laszlo 88, e ricordando il video in un minuto del signor Matioski: i calderi insegnano a Kristen Stewart a recitare. Allora devi fare così, devi muoverti, perché siccome in quattro film non sei mai riuscita a recitare, ma ti insegniamo noi finalmente. Quella è una scena profondamente metanarrativa, ovviamente una gag voluta, non ne sono così tanto sicuro, però è stata molto bella, l'ho apprezzata. Va bene, ho capito, mi muovo, sbatto gli occhi e mi siedo, che è quello che fai tu quando reciti, né più né meno, come diceva Victor, c'ha ragionissima. E poi alla fine, e qui arriviamo poi a quello che secondo me è il punto peggiore di tutto il film, i due Vladimir e Stefan, i due rumeni, ormai li chiameremo così, che dicono: scusate, ma visto che scappano non potremmo maciullarli tutti male? E poi loro gli fanno: siete dei folli. Sì, lo sono, hanno ragione, cioè loro due sono gli unici con un po' di cervello in testa. Ma infatti quelli sono forse i vampiri più decenti dell'intera saga, dovrebbero essere mezzi transilvani. Non si è capito. Sono il clan rumeno. Ok, sono gli unici decenti che vogliono fare qualcosa in sta saga di merda, massacrare, ammazzare. Sono vampiri, cazzo. Uno dei due è il Mickey di Shameless, per chi seguisse la serie. Pensavo fossero due componenti di Rammstein, invece mi è Beh, ricordiamoci che, ragazzi, ma l'avete visto, l'avete letto nei titoli di coda, che è il compagno d'armi di Carlyle. È Lee Pace. È Ronan della Marvel, nonché il padre di Legolas nello Hobbit. Sfortunatamente sì. E cazzo! Cioè, quando ti rendi conto che Ronan era un ruolo migliore? Te rendiamoci conto, Ronan era meglio. Allora, io adesso, rispolverando i miei vecchi tempi di avvocato dell'accusa,
vorrei qui davanti a tutti accusare i Cullen, proprio la famiglia Cullen, di essere, lo metterò nel modo più poetico, dolce e delicato possibile, io qui accuso i Cullen di essere dei lurdi schifosi figli di puttana che devono morire tutti malissimo, perché tutto quello che fanno in questo film dimostra come loro siano delle enormi, gigantesche, mastodontiche merde umane che veramente si meritano solo di bruciare tra le fiamme dell'inferno per il resto della loro vita. Riassumiamo. Innanzitutto sono amici di coloro che hanno ucciso Loran. E già questo è inaccettabile. C'ha ragione Irina, solo questo li rende orribili. Poi, tutti ridono al pensiero che Jacob abbia avuto l'imprinting. Cici, cosa cazzo ridete? Questo è un maniaco, uccidetelo subito! Siete 8 contro 1, massacratelo, cioè Bella, quando lo prende si incazza, mi viene a dire, cazzo, ha avuto un attacco di neuroni come suo padre quando ha visto i cappelli da diploma, dai che forse questo attacco di neuroni le fa fare qualcosa di intelligente, poi da un colpettino a Seth, oh scusami, ok dai adesso mi calmo. Staccagli i gioielli di famiglia a mani nude, puoi farlo. Con Edward invece che ride, sì dai amore, picchialo, è divertente, mi fai picchiare i lupi mannari, Una branca di deficienti già solo questo, basterebbe. Poi, quanti occhi rossi da queste parti, perché non l'abbiamo mai detto, ma nel mondo della Meyers i vampiri quando si trasformano hanno gli occhi rossi, se bevono sangue umano gli occhi restano rossi, se si convertono alla dieta dei Cullen diventano cremisi, marroni. Infatti se notate i Cullen e i loro cugini dell'Alaska hanno gli occhi diversi dagli altri. E quindi infatti Jacob dicendo quanti occhi rossi intende dire tutti questi bevono sangue umano. Caro Carlyle, tu sei quello che continua a dire che sa chi vuole essere, che vuole aiutare le persone. E tolleri di avere come amici un sacco di gente che dissangua gli umani per vivere. Cioè, quando reclutano gli Pace, ci sono Emmett e Rosalie, che lui fa loro, ok, mi lasciate finire il mio pasto? E lo lasciano fare. Sta uccidendo un uomo! Ma porca vacca! Ma che schifo! Poi c'è Edward che nello scorso film, no, sono un mostro, sono un assassino, ho ucciso dei luridi pezzi di merda, però erano comunque esseri umani. Tutti gli amici di Carai non gli dice un cazzo, nessuno dice niente. Cioè io mi immagino le discussioni lì attorno al fuoco. Allora ditemi, cosa avete fatto settimana scorsa? Ma guarda, c'era sta allegra famigliola di irlandesi di merda, ci stavano su coglioni, li abbiamo sventrati malissimo, quanto ci siamo divertiti ad ammazzarli. Ah, sì, deve essere stato divertente. Noi non lo facciamo, però vabbè, se volete uccidere delle persone va benissimo. Io vorrei chiedere un minuto di silenzio per l'amico Toshiro. Parte fondamentale in questo film, doppiato poi da noi dal doppiatore di Watanabe, cioè sempre lui. Vi prego, io non incontrerò i Cullen, non lo farò. Sì. L'amico Toshiro. No, perché poi nella carrellata finale lo inquadrano con questo primo piano con il nome di un attore sconosciuto a caso, che sembra che è, porca miseria, non lo so, Edward Norton. Cioè, ha screen time 40 secondi. Boh, so cosa si è servito. Vabbè, anche lì utilità. Quindi insomma, c'è poi Edward che dice... Io vi invito a combattere per come voi volete vivere, cioè uccidendo delle persone per sopravvivere, mio Dio! E poi arriviamo alla cosa macro. Oltre al fatto che questi idioti dicono no, non è una bambina immortale, tranquilli, è solo un'ibrida che non si è mai vista prima, a parte per quelli del Tijuana che sono sbucati fuori così a cazzo di cane. Cici, è un ibrido, cioè non è che è meno spaventosa, anzi è peggio. Eppure, no, tranquilli, visto, non abbiamo infranto nessuna legge. Ok, però avete comunque creato qualcosa che non si era mai visto prima. Cioè, quando Aro fa quel suo monologo di merda, dicendo solo ciò che si conosce è tollerabile, lo fa ovviamente per avere un pretesto per ucciderli, e lo fa con cattiveria. Però un po' ha ragione, cioè dovrebbe almeno dire Cici, teniamola d'occhio però, perché questa non sappiamo cosa combina, al primo sgarro dovete farla fuori. Cioè, poteva almeno dire così, invece niente. Va bene. Ma poi, allora, già i Volturi non erano proprio i signori di simpatia nei film precedenti. Qui
viene chiarito proprio che i volturi sono dei luridi pezzi di merda che hanno ucciso più vampiri loro degli umani stessi, no? Che ricorrono ad ogni sotterfugio per massacrare clan, che ingannano, eccetera, eccetera. Per questo dobbiamo rispettarli. Cosa? Esatto. E finisce, e la saga finisce con loro che, sapendo questo, sapendo che sono una minaccia, siccome sono dei luridi cagasotto di merda che non vogliono rischiare di crepare, no, 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 lasciamoli andare, lasciamoli andare. Ma vaffanculo, io rivoglio i Toretto. Almeno i Toretto si gettano in battaglia. Lo fanno perché sanno di essere vulnerabili, ma almeno cacchio ci provano. Cioè, veramente, persino gli Autobot di Bay fanno qualcosa. In realtà no, fanno tutti i militari, però almeno lì sono in presenza, ci provano. Insomma, sta lì sullo sfondo a fare qualcosa. In ogni brutta saga che abbiamo visto, anche nei capitoli peggiori, e non parlo solo qui, parlo proprio in generale, comunque facevano qualcosa. Questi invece ti danno sta morale delle palle, se voi state in pace, stanno in pace, va benissimo così. Con la chiusa finale presa dal libro, quella piccola, ci occupiamo ancora di quella piccola, ma perfetta parte della nostra eternità. Tra parentesi, mentre gli amici di Carlyle e i Volturi uccidevano a destra manca, ma noi frega un cazzo, siamo egoisti, se stiamo bene noi, stiamo bene tutti, ma andate a fare in culo brutti schifosi, veramente. Poi io cacchio, io per la rubrica del mercoledì con Mattioschi esco dalle due torri, dal monologo di Sam su quei personaggi potevano tornare indietro ma non l'hanno mai fatto perché erano aggrappati a qualcosa, qui invece non sono aggrappati a niente, con poi la bellissima scena finale dei rumeni, siete dei folli, loro non vi perdoneranno mai, che infatti cosa impedisce ai Volturi di attaccarvi alle spalle appena ve ne siete relativi a tutti, vabbè, siete dei folli. E si vedono Edward, Bella e Renesme che ridono ma guarda che imbecilli, ma hanno ragione, sono gli unici con due cellule cerebrali funzionanti in quel loro cervello e vengono presi a pesci in faccia da tutti, ma andate a cagare tutti, veramente, proprio no, questo film è... Abbiamo spesso detto degli insegnamenti morali discutibili in Twilight, qui veramente superiamo ogni confine immaginabile, veramente, in chat ragazzi, hashtag Callenmerde, per favore intasate la chat. Ma chiudo con una cosa... Chiudo con una cosa che non è un finale, cioè i Volturi sono ancora piede libero. Ma... Esatto, cosa impedisce loro di bordire in futuro un altro piano per catturarli? L'Italia. Niente. Il lockdown, perché loro sono in Italia. Intanto ci fanno presente che Toshiro nei libri non esiste, io vi faccio presente un'altra cosa, perché sono andato a cercarlo sulla Twilightpedia mentre voi parlavate. Cosa? L'attore fu presente già sul red carpet di Breaking Dawn parte 1, sapete, li hanno girati in contemporanea, e disse: il mio personaggio non è presente in questo film ma nel prossimo, ed è un personaggio segreto, quindi avevano anche creato hype ed è andata a finire come sapete, ma stava lì a pulirlo il red carpet, cioè era arrivato prima, stava lì spazzando, fatto, sì ho aperto un segreto, può essere no, ma poi buchi di sceneggiatura che mi sono dimenticato di dire, Rami Malek crea del fuoco dalle dita. Ma se il fuoco è la cosa che può uccidere i vampiri, cioè lui è un vampiro ignifugo? Ditelo! Cioè, abbiamo appena sfanculato una delle regole fondamentali di Twilight. Jacob che si trasforma davanti a Charlie e un momento prima di trasformarsi fuma. C'è il vapore che gli esce dalle spalle, sembra che stia per diventare la torcia umana. Ma cosa gli è venuto in mente? Vabbè, e poi, ragazzi... La battaglia finale. Ci siamo? Vediamo i vampiri che si scannano tra loro, compresi i lupi mannari. Un minuto di silenzio per quello più utile durante la battaglia, ovvero Carlyle, che è da vampiro importante per tutta la saga, fa una morte dignitosissima, oserei dire. Ah, ecco, mi hai anche ricordato un'altra cosa dei Cullen che mi fa incazzare, ci arrivo tra un attimo. Però, allora, ci sono anche i licantropi. Ma New Moon non si basava sul fatto che Alice non riesce a vedere i licantropi, quindi se sono presenti in scena alla battaglia lei non poteva vederla? Alice non poteva vedere la battaglia perché c'era gente che non riusciva a vedere. In più, il film finisce con lei che ha una visione di Jacob e Renesmee assieme con lei cresciuta che incontrano Edward e Bella. Ma lei, uno, non dovrebbe vedere Jacob, ma non dovrebbe vedere neanche Renesmee, perché Alice non può vedere né i lupi mannari né gli ibridi. Prima non quindi, poteva, dopo il Brasile può. Dopo il Brasile può. Ah, può essere.
E poi ecco altra cosa di Cullen: ammazzano Shannon di Lost, le sorelle, giustamente incazzate nere, vanno a... gli stanno andando contro. Edward, fermale, fermale! Tania, è quello che vogliono, non attaccare, o siamo tutti morti, sì superiore a loro, sì superiore. Ammazzano Carlisle, all'attacco! Ah, quindi se ammazzano un altro membro di una famiglia, chi se ne fotte? Quando ammazzano la tua, andate a fanculo! Bravo Edward, bravo, non sei per niente ipocrita, lurido, schifoso bastardo! C'era da dire che... lei era una mezza traditrice, Carlisle alla fine era sempre stato un buono, un bueno, sì. Un uomo posato. Un buono uomo che però tranquillo. Ha mille amici che ammazzano gente e lui li lascia fare tranquillamente. Ma perché quello fa folklore vampirico. Tra l'importante l'altro... è che non lo faccia lui, si lava la coscienza. Esatto, io mi complimento con la regia, allora... c'hai degli eserciti che non sono granché, perché devi fare sti campi lunghissimi che basta che in mezzo alla radura sono quattro scassacani, quattro stronzi lì nella radura innevata, cioè, il grande scontro finale, non avevano neanche i soldi per le comparse, cioè no, si è spesso perculato Civil War perché era quasi più una rissa, ok, però lì numero uno non era il gran finale, il grande finale era Endgame e lì cacchio se gli eserciti c'erano, numero due, sapendo che erano pochi, non sono quasi mai campi lunghi, sono quasi sempre campi stretti, per non farti sentire troppo che sono pochi. Qui no, mega radura con queste quattro ombrettine. Da... ok. Con tra l'altro alcuni volturi che stanno indietro facendo massacrare altri, che io lì mi sono, mi sembrava di vedere Magneto in X-Men 3, negli scacchi vanno avanti i pedoni, solo che lì aveva una sua solennità, qui è una stronzata. Bene. Ma poi commento al calcio rotante di Edward e Bella. Che era presente anche nel trailer, se ricordo bene. Sì, però ho guardato nel trailer, è al rallentatore. Qui è velocissimo, non si vede neanche interamente. L'hanno proprio girato anche peggio. Cioè, è meglio nel trailer che nel film. Effettivamente Aro fa anche una fine brutta. Va detto. Povero Aro. Ma per fortuna era tutto finto. C'è la testa decapitata in CGI. Allora, entro in gioco io, dai. Allora, sì. Un po' di cose me le avete già rubate, anche perché poi i difetti più grandi balzano all'occhio in maniera a dir poco prepotente. Io mi limito a trarre le ultime conclusioni. Innanzitutto, quanti stracazzo di soldi hanno i Cullen? Mi spiace, ma devo riformulare di nuovo questa domanda. Nel film scorso c'era l'isola, qui come regalo di compleanno per Bella le regalano una casa. Tra l'altro credo che Edward e Bella non dovranno pagare l'affitto, c'hanno proprio la casa a chiave in mano. Ah, ma sai che a me quella cosa è inquietato? Il fisco non indaga, nessuno compie delle indagini, ok? Sarà sai cos'è in realtà? È che siccome loro non devono mangiare, hanno già un sacco di soldi risparmiati. Cioè, pensateci quello. No, ma a me quella cosa è inquietato perché secondo me non è vero che è stata arredata... cioè se tu entri in quella casa vedi sopra il caminetto incorniciati dei quadri dei bambini, cioè fatti quadri proprio fatti da bambini o comunque sia fatti male, anche la quantità di libri, di ninoli che ci sono in giro, secondo me li hanno ammazzato una famiglia. Sì, perché non è possibile che la vada arredata, esatto, tutto in quel modo, cioè... Tra l'altro credo che i Cullen debbano averci ascoltati, perché nella casa per Bella ed Edward c'è un letto e infatti c'è anche la battuta lo useremo, lo distruggerete più che altro, ricordiamoci che in teoria se i vampiri si accoppiano creano un caos disumano, tra l'altro prima lei era umana, adesso è vampira, quindi dovrebbero andare nel praticello per accoppiarsi, immagino. Tra l'altro abbattendo gli alberi con loro. No, ma io vorrei far notare la battuta terrificante e perdonami per il termine cringissima di loro due, di Edward che dice: per i primi 10 anni in cui Emmett e Rosalie sono stati insieme non potevamo stare a meno di 10 chilometri da loro. Che cazzo facevano? Aprivano le voragini nel terreno mentre ciulavano. Cioè, con lei che poi dice: cavolo, noi non dovremmo mai riposarci, possiamo tubare per ore e ore consecutivamente. Ok. Battaglia finale, Rami Malek, il signore degli elementi, pensa che la cosa migliore da fare sia aprire un crepaccio che inghiotte indistintamente alleati e nemici.
con sotto della lava con la scena c'è. Con la scena di questo licantropo che precipita il rallentatore che è Lia, è l'unica lupa mannara. Non me ne ero neanche reso conto, se francamente. Ok. Spada de fuoco! Della CGI abbiamo parlato, idea veramente geniale. Comunque, così come Bella ha reagito a rivelazioni incredibili con lo sconcerto di chi scopre che un maglione si è ristretto in lavatrice, anche Charlie tutto sommato la prende bene. C'è questo che si trasforma davanti a lui ed è un licantropo, deduce che sua figlia, forse c'è qualcosa che non va, però pazienza. Non è che allerta l'intera polizia. Soprattutto questa è Renesme, nostra figlia adottiva. A Natale ti sei accorto che c'è qualcosa che non torna? Vabbè, povero Charlie. Geniale idea quella di introdurre una vagonata di personaggi nuovi nell'ultimo capitolo. Tutti vengono presentati in un nanosecondo in questa scena di massa. Ma che cazzo sono? Quelli sono gli irlandesi, quelli sono i tunisini, quegli altri provengono dall'antico Egitto. Che cazzo! Poi tutta questa scena dove mostrano i loro poteri e se notate nella battaglia finale di poteri ne usano 2.5 forse, tra l'altro in maniera improbabile, non serve a niente, del vampiro biondo abbiamo già parlato, intero minutaggio sprecato per lui, me ne vado, non me ne vado, me ne vado, non me ne vado, alla fine me ne vado e se ne va. Tutto molto interessante, devo ammettere. Ah, lo scudo di Bella, anche qui cosa già trattata benissimo. Allora, noi abbiamo già ironizzato sulla risata di Aro, me ne rendo conto, ma analizziamola più nel dettaglio. Qui c'è tutto uno stuolo di persone che vedendo quella scena ha pensato va benissimo, usiamola. Cioè questa risata qui è una figata pazzesca, è una roba che guarda, com'è possibile? No. Chi ha pensato che andasse bene? Chi? Ma anche lo stesso attore, ma perché? Angel, perché? Io ho una mia teoria al riguardo. Prego. Lui era prossimo a un crollo nervoso per aver dovuto interpretare quel personaggio. Vi ricordo che quello, nei suoi periodi più brutti, era l'attore che comunque si aveva interpretato Lucien in Underworld, che era un personaggio magnifico, bello, ben scritto, ben fatto. Underworld non è questa saga, diciamo, che dopo il terzo si perde, però non è nemmeno orribile. E quel personaggio era figo. E quello probabilmente aveva pensato sarà comunque il punto più basso della mia carriera. Poi invece no. Che poi tra l'altro Angel, sai perché ha interpretato Lucian? C'è un motivo ben preciso. Perché Kate Beckinsale, loro stavano insieme, avevano anche una figlia. Kate Beckinsale l'ha chiesto al regista, potresti assumere anche il mio compagno così almeno stiamo un po' assieme sul set? Sapete come lui l'ha consentito e sapete com'è finita? La Beckinsale ha mollato Michael Sheen per il regista e se l'è sposato. Giuro, è andata così. Sì, infatti lei adesso sta con sempre con quel regista. Sì, sì. E quando che è per amore, è per amore. Poi voi non vi siete focalizzati appieno sulla battaglia finale, secondo me. Perché, ok, stiamo ironizzando, ma voglio dire, quando ho visto per la prima volta il film, io già sapevo che non ci sarebbe stata alcuna battaglia, perché me l'aveva già preannunciato la mia compagna delle superiori che aveva letto tutti i libri. Io incuriosito, mi informavo sulla trama, ma quindi alla fine c'è un bello scontro? No, non succede niente. Io ho pensato, ma succede. Che cazzo lo fanno l'ultimo film? E poi arrivano i trailer e si stanno scannando. Allora uno pensa, wow, hanno modificato. E in effetti, quando ho visionato per la prima volta questa pellicola, improvvisamente mi sono risvegliato dal torpore. Stanno morendo dei personaggi, ci sono delle conseguenze. La scena è diretta col buco del culo, ma comunque c'è una battaglia, morti da tutte le parti. E invece è una cazzo di visione. Secondo me dobbiamo sottolinearlo questo aspetto. L'unica scena della saga in cui sta succedendo qualcosa, perché in tutti gli altri film non succede un cazzo,
è una visione di merda, ok? Tra l'altro, Aro in quel momento vede il futuro. Lui vede come è andata la battaglia. Perché non avvisa gli altri volturi? Gli spiega come andranno le cose? Perché non adottano delle misure? Una controffensiva, sapendo quello che accadrà. Loro possono fregare i vampiri in tutti i modi. Ci fermiamo un attimo, aspettate che facciamo un raduno. Ma scusatemi, anche Elis, se lei ha visto il futuro, sa che Jasper morirà e se lo porta dietro? Si porta dietro di più. Vi dirò di più. Dunque, Aro guarda dell'arrivo dell'ultimo dei Moicani, abbiamo detto, cioè questo arriva dal nulla e ci sono due problemi. Il primo, Aro legge nella mente, giusto? Non legge nella mente di questo qui, cioè gli fa le domande e si fida. Tu chi sei? No, sono un ibrido, che cazzo mangi? Ma quello che capita, da quanto sei in vita? Non lo tocca, si fida. Ma soprattutto, quando tocca Elis e lei vede nel futuro, perché non vede l'arrivo dell'ultimo dei Moicani? Cioè, Elis aveva già studiato quel piano, sapeva che sarebbe arrivato l'indiano, era arrivata lì per quello. Quindi perché non vede l'arrivo dell'indiano, ma vede una battaglia che non avverrà mai? Perché tanto che avessero voluto attaccare o meno, di lì a poco, due secondi, sarebbe sopraggiunto l'indiano. Quindi quella visione lì da dove nasce? Perché? Era il futuro, diciamo, papabile fin quando lei non gliel'avesse mostrato. E così mostrandoglielo non è più diventato il futuro. Ma non sarebbe stato il futuro in nessun caso. No, secondo me c'era quella possibilità. C'era. No, c'era fin tanto che lei, anzi, sarebbe andata così. Sarebbe andata in quel modo e ovviamente lui non si sarebbe avvicinato vedendo che quelli si stavano ammazzando. Ma nel momento in cui non fosse accaduto, e non sarebbe accaduto solo se lei avesse mostrato a dare il futuro come è andato, allora lui si sarebbe avvicinato perché avrebbe visto che la situazione era tranquilla e quindi avrebbe detto ok, dai, adesso vado lì, dico, sono 150 anni. Era il futuro se lei non fosse intervenuta, ma lei è intervenuta, lei è arrivata, sta per arrivare quello lì. No, era il futuro se fosse comunque intervenuta, cioè sarebbe dovuto andare così, ma è Aro che ha il potere di modificarlo quel futuro, perché dice, ah cacchio, quindi se adesso io reagisco come vorrei reagire, accadrà questo. E allora, sì, ma c'è comunque un'incongruenza, cioè, ci sono comunque delle incongruenze, innanzitutto perché appunto l'ibrido non interviene ma li lascia scannare, aiutali un minimo. Due, no, perché che gliene frega, mi dicono in chat, Jasper non avrebbe mai mollato Elis, quindi non aveva senso di non venire. Va bene, ma se Elis vede che Jasper sta per morire, non può andare a salvarlo? Ma non ha senso, che non gli conviene. Scusami, sai che il tuo compagno sta per morire, pecchi da quattro. Proprio scusami, tu vai lì vicino sapendo che questi ti prenderanno e Carlyle per salvarti morirà. Ma no, perché lei era convintissima, secondo me lei aveva visto anche un futuro oltre il futuro, quello dove c'era Capitan Futuro, che praticamente mostrava che se avesse mostrato questo futuro a colui che doveva vedere il futuro, ma in realtà il futuro... No, perché per come la mette la serie, il futuro è influenzato dalle decisioni, quindi finché Aro non cambia idea, c'è solo un futuro, c'è la battaglia. Questo, esatto, ma questo perché era in futuro. Successivamente, nel futuro, che sì, lui aveva visto in futuro, sì, ma lei l'altro futuro diventa non può un altro visto. Futuro. Voi state dimenticando una cosa, cioè lui legge la mente, quindi oltre a vedere il futuro dovrebbe leggere la mente di sta povera stronza. Ah, dovrebbe già sapere stronza, che c'è l'ibido, quindi la leggerà, sa che c'è l'indiano. Ma la leggerà, ma in futuro. No, ma... oddio. Scusa, non ha più senso trasmettere il primo pensiero dell'ultimo dei Moicani e dopo non ha un minimo senso. Ragazzi, adesso ve lo rispiego, è facile. Allora, la Madonna vince, la Madonna perde, no? No, che cazzo? Allora, in realtà è molto semplice, perché lei basa questa sua decisione su un'intuizione ed è la seguente: Aro, se vedrà ciò che ho visto io, deciderà di sua sponte di cambiare il futuro. Non andrà oltre, non vedrà perché partirà da questo mio intervento fino alla fine.
della battaglia che sarà scaturita da questo mio intervento, ovviamente non andrà oltre perché lui morirà, quindi non farà in tempo a vedere l'arrivo del libretto. Tralasciando che potrebbe cambiare il futuro a quel punto, perché ha visto come vanno le cose. Quindi... Esatto, ma siccome no, che ha... altro, Alice non poteva arrivare lì già col librido spiegandolo prima? Oh, questo è il librido, ma no, perché lì in quel caso lui probabilmente avrebbe reagito allo stesso modo. Sarebbe partito un po'... Ok, treno, allora gli prendete il librido, Aaron reagisce comunque male. È così che sarebbe dovuto andare! Esatto! Che cazzo? No, ragazzi, secondo me era esatto. Bello che il tronista arrivasse alla fine, dopo. Come è successo. Aaron toccandolo avrebbe dovuto vederlo, perché vede solo lui non voleva farci di merda! Lui non voleva farsi toccare, per questo che non è andato. Tra l'altro vi ricordo che comunque Aro dovrebbe essere un volturo potentissimo, invece si fa uccellare dalla coppia di merda Edward e Bella nella visione. Allora. Non vediamo neanche qual è il suo potere incredibile. Quando c'è una scena girata col culo con degli stacchi orribili, credo che sia l'unico momento in cui i due sembrano avere un minimo di intesa, cioè quando combattono coordinati. Ragazzi, non è questo, vi siete concentrati sui particolari sbagliati. Ci sono due particolari che non avete menzionato, sì. Il primo particolare è... andando indietro nel futuro anteriore del passato che sarebbe diventato futuro una volta passato e quindi per forza di cosa sarebbe stato futuro, ma il loro futuro. Ovvero quando... Ma la vera domanda è, questo è uno dei vari futuri visti da Doctor Strange anche in Infinity chat. War? Chiaramente sì. Ha visto Aro morire. Infatti sapete perché questa battaglia finale è brutta? Perché Edward non ha urlato vampiri, licantropi, uniti. In realtà le due cose strane sono queste. La prima è quando Bella chiede ma dove dorme mia figlia? Ma in braccio uno, in braccio un altro. Quindi sta povera bambina, non ha nemmeno una culla, non ha nemmeno... dorme in braccio alle persone. E ok, che è la cosa strana. E l'altra cosa che a me ha, diciamo, fatto un'impressione terrificante, bruttissima. Fermo un attimo, perché è un'autorità antica, alla fine non è potente fisicamente, ma mi risulta che i Volturi facciano anche della forza fisica e dei poteri uno dei loro motivi di vanto. Quindi ci sarà un motivo se è diventato il leader della congrega. Lui, grazie alla risata, era diventato il leader. Ha vinto una gara di risate, esatto. Nel finale, Bella fa vedere tutto il passato ad Edward, dimostrando così tanto a lui quanto agli spettatori, a noi che abbiamo amato questa saga, come dal primo film siano in effetti tutti invecchiati e cambiati, distruggendo la sospensione dell'incredulità per sempre e rovinando quel poco di buono che il finale poteva contenere, perché tu rivedi proprio la scena di Edward Cullen, di Robert Pattinson con quei capelli sparati in mille direzioni, che arriva lì, lo vedi proprio da ragazzino così, eccetera, e poi vedi Edward con quella faccia, insomma, da pesce lesso affumicato. Ma poi qualcuno mi spiega il perché. Allora, sono lì vicini, ma perché la macchina da presa li inquadra col volto tagliato? Cioè è un primissimo piano che fa spavento. Io mi immagino, cioè voi immaginatevi di essere al cinema e vedervi sbattuto in primo piano queste due facce poi inespressive così dal nulla. È veramente una ripresa proprio brutta. La spiegazione che dovevano mettere in scena la battaglia, questo era l'unico espediente. E no, carissimi, perché se adduciamo motivi di fedeltà, nel libro la battaglia neanche c'è. Esatto. Non c'è questo inganno nel libro, quindi se fossero momento, voluti... momento, c'è la battaglia, ma in futuro. Ah, è un futuro improbabile. Poi, quindi la massima fedeltà avrebbe implicato l'assenza totale di battaglia, e poi mi risulta che un adattamento preveda anche la possibilità di fare dei cambiamenti. Quindi se tu vedi che nel libro è una merda, nel film magari migliori la situazione. La Meyers hai detto, se qualcuno muore o non muore nel libro, deve morire o non morire anche nei film. Quindi okay, le mani il risultato legate. È un film di merda, quindi non mi spiace, ma non è una spiegazione. Sono d'accordo. Beh, adesso non esageriamo. Cioè, la Meyers...
Avrà veramente è detto questa cosa? Comunque, non è al plurale. È la Meyer? La Meyer, No, perché ogni volta che uno pensa a Meyer, pensa ad Alessandro Meyer, il direttore di quel giornale. È strano. Sì, che, però, avrà veramente detto queste cose? Avrà veramente imposto questa sua volontà sul film? Sì, sì. Ah, vi svelo anche una cosa, si può fare una battaglia senza che i personaggi muoiano, possono rimanere gravemente feriti e visto che ad un certo punto magari si rendono conto i vampiri, stiamo spargendo il sangue di nostri fratelli, questa è una guerra fratricida, stiamo sbagliando tutto, si fermano. Ma poi io dico, piuttosto la Meyer ha detto che nel libro non ha messo la battaglia finale perché non voleva far finire nel sangue e nella morte la storia di Bella e di Edward. Minuto di silenzio per assaporare sta porcata. Comunque, allora, abbiamo stabilito che i volturi sono dei brutti schifosi che ingannano. Non puoi semplicemente dire tramite le parole, far capire che Aro ha ingannato altri vampiri e spingere i volturi stessi a massacrarsi tra di loro, così i buoni non si fanno niente? Basta fare così, non vuoi che i buoni muoiano? Siccome ci sono prove evidenti che i nostri stessi protagonisti raccolgono sul fatto che i volturi siano delle merde, tu sveli la natura di merda dei volturi, i volturi si maciullano tra di loro e così i protagonisti restano intonsi e sono lì tutti belli tranquilli senza aver fatto un cazzo. Ma credo che già accadrà, perché lui ha visto praticamente in questa visione che tipo il suo braccio destro, quello con i capelli lunghi, non vedeva l'ora di essere ammazzato. Cioè, sì, perché c'è tutta una storyline che ho letto, praticamente Aro ha segretamente fatto uccidere la sua compagna per evitare che lui se ne andasse e da allora Marcus è diventato apatico. Allora, non sarebbe stato credibile se non fosse morto nessuno in battaglia. In Civil War non muore nessuno. E la battaglia è comunque efficace. Potevi fare la stessa identica cosa. Questi hanno dei poteri magici. Se li scagliano contro, qualcuno rimane ferito. Si capisce che i volturi sono degli stronzi. Poi scusatemi, io dico solo una cosa. Eclipse. Scrivendo io. Eclipse, ragazzi. È successo già in Eclipse. Non è morto nessuno, e lì la morale era sarebbero dovuti morire, ma l'alleanza con i licantropi ha impedito che morisse qualcuno dei buoni. Qui fai la stessa cosa! Allora, poi, nel libro tutta una serie di ragionamenti, provocazioni dei volturi, età, ma nel libro funziona. Nel film hanno fatto sta battaglia, che problema c'è? Uno, che nel libro funzioni, la vedo grigia, così a naso. Vabbè, diciamo che funziona, prendiamolo come assunto. Nel film hanno fatto sta battaglia, che problema c'è? Allora, mi risulta che, visto che la Meyer non voleva spargimenti di sangue e morti, non credo gliel'abbia ordinato il dottore di costruire un intero libro sul concetto c'è una battaglia che sta arrivando, moriremo tutti, dobbiamo chiamare alleati da tutto il mondo per fronteggiare il pericolo di volturi e alla fine non succede un cazzo. Non gliel'ha ordinato nessuno! Questo è un finale anticlimatico da far schifo. A livello narrativo non funziona. È il finale di una saga, per carità, prettamente romantica, ma che ha degli elementi fantasy. Nei film precedenti ogni tanto qualche scaramuccia c'era? Mi pare di sì. Alla fine del primo moriva un vampiro, ad un certo punto c'era la battaglia licantropi contro vampiri, c'era Victoria. Quindi comunque della morte, la presenza della morte c'è già stata nella saga. È l'ultimo? Me lo costruisci tutto sul fatto che c'è la minaccia? Ci deve essere la battaglia. Se non c'è, mi dispiace, ma è una stronzata. A livello narrativo non funziona mai nella vita. Ma poi aggiungo due cose. Non è credibile se nessun personaggio muore. Il mercoledì stiamo recensendo una saga che dimostra il contrario. Tra l'altro, il Signore degli Anelli è morto Boromir e poi basta. E Theoden, vabbè, due sono morti. Eppure è una saga meravigliosa. Secondo punto. Ok, vuoi costruire un finale basato unicamente sulla tensione per l'arrivo o meno della battaglia. Ma a livello di messa in scena non c'è vera tensione. Cioè l'unico modo in cui la regia riesce a costruire la tensione è sta cavolo di sequenza di inquadrature, ripetuta tra l'altro due volte, di inquadrature sui vari personaggi che per fare i minacciosi fanno così. Si avvicinano di 2 centimetri l'uno all'altro e continuano. Dov'è la tensione? Cioè vuoi costruire una cosa tutta sulla suspense? Fammi la suspense vera. Come che so... Adesso prendo un altro film decisamente migliore. La parte centrale di Casino Royale sono questi qui che giocano a un tavolo, così era da poker o quel che era, ma è una scena costruita benissimo e con una tensione galoppante, quindi anche se nessuno si spara
sei incredibilmente intrattenuto. Qui non sei intrattenuto neanche dal prescazzottata, e questo è il problema. Io mi sono sentito intrattenuto. Immagino. Io mi sono sentito trattenuto dallo spaccare lo schermo televisivo. Come Travatar faceva giustamente notare, il finale della saga, alla fine del film non è cambiato un cazzo, eh? Cioè i volturi sono ancora a piede libero, possono architettare un nuovo piano di distruzione del mondo. Anche perché Aro si gira, guarda Elis e Bella, che magnifico bottino. Quindi Aro non è cambiato, sempre il solito stronzo. Quindi mi spiace, io faccio passare tutto, posso capire l'affezione, avete visto questi film quando eravate piccoli, avete letto i libri, ma è una stronzata, c'è una gestione di questo tipo della trama, è un'emerita stronzata. Aiuto, Potiaschi, si è bloccato, censurato da YouTube, cosa succede? Sulla... Ma è stato Angel, vedi anche tu frizzato, non sono l'unico. Sì, no, la vedo frizzato nel momento in cui sta dicendo stronzata. Torna Matioschi. Matioschi è stato preso dai volturi. Madonna, complotti. Non vi preoccupate, adesso tornerà in futuro, tornerà nel vostro futuro. Allora Angel, adesso che Matioschi non c'è, tu e io possiamo riprendere dove ci eravamo interrotti. Ok, mi sta dicendo che è morto internet, ma arriva il prima possibile. Ah, ok. Tranquilli ragazzi, tranquilli che arriva. Ci rendiamo conto che in questa live c'è stato un caduto a differenza che nel film? In questa live abbiamo tutto più vittime del film, vero? Io comunque vorrei dire che nonostante tutto, nonostante questo film, lo dicevo anche diciamo in pre-live, sia effettivamente ragazzi un brutto film, perché non si può definire un bel film, ok? Però io ritengo di aver visto film ad alto budget, quindi non film di serie Z, non film dell'Asylum, che nonostante tutto erano peggio di questo. E questo può essere, se vogliamo, un punto a favore. Il problema è che in qualunque film anche brutto cioè lo Squalo 4 fa cagare, ma almeno lì la lotta con lo squalo c'è, per dirne una. Sì, però nel senso, tanti film anche nonostante la lotta, nonostante i morti, gli eventuali morti, poi non è quell'unico scontro, quell'ultimo scontro che alla fine salva la pellicola. Ti ho capito, però almeno concettualmente Sì, sarebbe stato sicuramente un film migliore. Ritengo che comunque anche con questo escamotage veramente pessimo, nonostante tutto, questo film non sia lo schifo dello schifo dello schifo. Cioè nel senso, purtroppo ho visto di peggio, purtroppo ho visto di peggio. Questo non significa, attenzione, che allora è un film sufficiente. Nel senso, vabbè, dai, almeno è un film, no, significa che è un film comunque che alla sufficienza non ci arriva, però non è un film da due, diciamo che è un film da quattro. Che comunque io... vogliamo parlare della bellissima battuta finale che Jacob fa, Edward? Devo cominciare a chiamarti papà? E lui semplicemente scherzato, no, dagli un pugno sul naso e possibilmente anche sui testicoli. Cioè questa la guarda con la palese pensiero, questa appena cresce. Io in quel momento ho pensato di nuovo alla scena quella di Road Trip, la scena finale di Road Trip, quando c'è il protagonista che sta raccontando le vicende, che fa mi sto panando la tua bambina. Ecco, ho pensato alla stessa scena in cui c'era Jacob che faceva mi sto panando la tua bambina. Ecco, tra l'altro vorrei far notare una cosa. Edward legge i pensieri, quindi quando incontrerà Jacob e loro saranno adulti potrà leggere i volturi mi hanno sabotato. Bene. Stavamo discutendo di quanto non è inquietante Jacob che dice a Edward devo cominciare a chiamarti papà. Sì. No, comunque volevo dire che sono 4 libri e 5 film che costruiscono la minaccia di volturi. C'è anche quello il problema. Fossero stati dei nemici stand alone, ancora. Ma infatti, più che ragazzi, altro, imparate dalle saghe belle. Cioè, non si può arrivare... Imparate dalle saghe che costruiscono nell'arco di stagioni e stagioni. Cioè, pensate a Game of Thrones, finalmente, la battaglia finale... Ah no, scusate.
Pensate al fatto che nel 2012 abbiamo visto in una scena post-credit Thanos e poi siamo finiti a fare no, quello. Sarebbe stato, ecco, Endgame, stanno per scontrarsi, Thanos che dice no, ho sbagliato tutto, scusatemi, me ne vado. Perché riscogitano il fatto che Thanos torni dalla sua linea temporale? Perché avendo già ammazzato il Thanos originale, gli serviva comunque uno scontro finale anche per far riprendere gli Avengers. E quindi si sono inventati che Nebula inavvertitamente si connette alla se stessa del passato e via, proprio per averla la battaglia finale. Attenzione, Aragorn, Gimli, Legolas, c'è anche Gandalf lì davanti alle porte di Mordor, ad un certo punto Sauron... No, mi rendo conto che ho sbagliato tutto, anzi, sto vedendo che gli Hobbit stanno per buttare l'anello, quindi fermo e mi converto al bene. Esatto. Però non del tutto, faccio intendere che forse se mi incazzo un'altra volta... Ma che finale è, dai? È come dai. La poop quella sul Signore dei Signori, diceva oggi noi cambiamo, ma anche no, e finisce. Ci sarà un giorno in cui noi combatteremo e distruggeremo i volturi, ma non è questo il giorno, quest'oggi ci caghiamo addosso. Ecco, questo è interessante, l'imprinting è del lupo verso l'umana, ma se Renesme non lo vuole, lui che fa? La stalker a vita? Sì. Ma questo è un amore ancestrale, teoricamente si lascia... Allora, si lascia panare un po'. Si lascia intendere che l'imprinting avvenga con qualcuno che ricambierà. Ah, e volete sentire la cosa inquietante? A quanto pare nel libro Renesma, affezionandosi molto a Jacob, lo chiama il mio Jacob. Mi sento molto sporco solo a dirlo. Allora, io vedo discorsi sul rating, ma io credo che il problema di questi film non sia assolutamente il rating. Voglio dire, con tutte le critiche che abbiamo rivolto, c'è da ammettere che la scena del parto di Bella era un pochettino truculenta. Sì, e anche in questo caso nella battaglia ci sono teste mozzate, quell'altro che gli aprono la mascella. Non è il rating il problema, assolutamente no. Scusate ragazzi, la battaglia, anche se immaginaria, l'abbiamo vista. Dov'è la lamentela? Ma mi stai pigliando per il culo, Pietro? No, per intenderci. No, sì, perché sì, è che l'abbiamo vista, però se non avviene vuol dire che non intacca quello che succede. E soprattutto è successo un cazzo, Ma un conto è se la visione avesse portato Aro effettivamente a redimersi. Ma dato che non lo redime neanche, non ha proprio effetti. Cioè lo status quo rimane. No, ma io vorrei farvi presente di nuovo che l'intera costruzione di questo film non è servita a niente. Il radunare accoliti, quell'altro che se ne va... Ma anche comunque ha citato prima Angel Game of Thrones, chiedo più che altro a voi che l'avete vista, cioè per quanto gli estranei siano finiti in una bolla di sapone, almeno la battaglia l'hanno fatta davvero. Sì, esatto. Sì, è stata molto soddisfacente. Non l'abbiamo vista e quindi non possiamo dirtelo, perché è totalmente buio che non si è visto un cazzo, però si sentivano rumori di battaglia, credo, esatto, che qualcosa sia avvenuto. Sì, sì. Sì. Cioè un conto per dire un conto si sentivano Frodo, rumori di battaglia. Un conto è Frodo che nella Compagnia dell'Anello ha quella visione nella pozza di Galadriel che poi non avverrà, ma quella visione serve a farti capire qual è la posta in palio, quindi anche se non avviene è fondamentale. Qui appunto che li salva sul momento, ma siccome la minaccia non viene debellata è una visione, quindi ci toglie, non ha proprio effetto, è questo che lamenta Matioski. Ragazzi, è il tipico finale, tutto un sogno. È tutto un sogno. Quello che Joker hai visto fino a quel punto non è servito una minchia. Matioski, tutto si svolge in manicomio. Sì, ma esatto. È la battaglia che è un sogno? O tutto il resto è quello della battaglia? Che sono una battaglia. A questo punto immagino che ci siano degli utenti che mi stiano trollando, quindi non vado neanche avanti col discorso, perché vabbè. Dai, facciamo un film su Dracula in cui alla fine Dracula dice no, aspettate, Mina è tua, non faccio un cazzo, vado per i cavoli miei. Però Joker è bello, un capolavoro della cinematografia. Ragazzi, posto che a me Joker è piaciuto, io la teoria delle tutto in manicomio la trovo una delle più grandi stronzate che esistano. Siamo perché in due. Se tutto in manicomio, tutto quello che abbiamo visto effettivamente non è servito a un culo, sono solo i deliri di uno in manicomio, quindi no, mi dispiace, ma è una troiata, come noi qui. Non ho mai capito una cosa, nel momento in cui è, scusate se apro questa minuscola parentesi, poi andiamo avanti, è il regista a mostrarti cosa lui
ha immaginato, cioè proprio il linguaggio della regia che ti mostra sì, ok, che ti mostra quello, ma non è così. Secondo me, secondo me è lui che si è immaginato di immaginare mentre era rinchiuso in manico. Ma dove? Ma perché? Questa è un'ottima ecco, però anche Inception e anche se in Inception, se fosse tutto un sogno come dicono tutti, comunque in quei sogni succede qualcosa che poi ti intacca quando ti svegli o non ti svegli. Quindi lì, anche se è un sogno, paragoniamo le cose completamente diverse. Sì, no. Quello è un film interamente basato sul concetto di sogno che comporta una crescita personale del personaggio e tra l'altro alla fine non c'è la risposta. Quindi tra l'altro ha un finale metanarrativo Inception. Qui il finale è semplicemente c'è un finale metanarrativo anche qui, perché uno arriva alla fine e dice ma avrò fatto bene a vedere sta saga. Io dopo aver fatto Stellaris sono contentissimo, quindi comunque classifica al primo posto Twilight, poi abbiamo Eclipse, come cazzo si dice, Breaking Dawn parte 1 al terzo posto e al quarto New Moon. Allora adesso io metterei... siete responsabili. Terzo posto tutto, perché c'è la risata c'è la risata di Aro, c'è la bambina in CGI che dura tantissimo, che fa veramente orrore. Ritorna Laurent, te lo mostrano proprio nella carrellata finale, lo vedi che arriva a petto nudo proprio, Laurent, tutto è... Terzo posto. Poi questa è carrellata meglio. Finale di personaggi, come se avessi appena visto qualcosa. Cazzo, che soddisfazione, che epicità. Non è successo un culo per cinque film di merda. Se ci pensi bene, Matioschi, sembra l'anticipazione dei titoli alla Endgame con tutti i personaggi e infine i più importanti che hanno una sorta di rappresentazione migliore, solo che appunto nell'MCU qualcosa è successo. Anche nel Signore degli Anelli, versione estesa del Ritorno del Re, succedeva la stessa cosa. Alla fine si vedono tutti i ritratti degli attori, dei personaggi. Ah, non me lo ricordavo, poi lo guardo. Tu pensi, cavolo, effettivamente ho appena finito una figata incredibile. Penso di sì. Qui, sì, ma che cazzo sono sti qui? Però vabbè. È meglio di New Moon, secondo me, e anche meglio della parte 1. Perché nella parte 1 veramente non succede niente. Cioè, la parte 1 è proprio zero. Potete recensire la parodia? Mordimi, no, abbiamo fatto le parodie di Fast and Furious e c'erano pochissimi, ovviamente, intendete questo pochissimi come un'esagerazione, ma c'erano pochi spettatori rispetto alla media della rubrica, quindi no. Dunque, quindi tu terzo posto veramente? Sì, è meglio, secondo me è meglio, vabbè, sono tutti meglio di un secondo me, e è meglio della parte 1 per il semplice fatto che nella parte 1 proprio è un'anticipazione. È tutta anticipazione, non succede niente. Qui qualcosina succede. Pochissimo, però qualcosina succede. Quindi sì, terzo posto. Travatar, fammi sognare. Allora, io sono deciso tra quarto e quinto, perché come ho detto, New Moon porta ancora meno che questo film. Però questo film ha talmente tante stronzate in più che è difficile. Non lo so. Tu ultimo, immagino. Io ultimissimo. Okay. No, peggio di New Moon, ragazzi. Sì, no, dai, è fastidiosissimo sto film. Cioè, quella roba lì della battaglia, per me è una delle più grandi porcate mai concepite da mente umana. Mi spiace. No, io ragazzi, terzo posto. No, tre, spammate i tre in chat, ragazzi, spammate i tre. Spammate anche Travatar dice quinto, no. Attenzione. Sei allora, sicuro? Mi ha intrattenuto leggermente di più, però effettivamente, come ho detto prima, ho rimpianto Itoretto, e fammi dire che rimpiango Itoretto è un peccato capitale da ultimo posto. Ti dico questo, Travatar, tu sei determinante, perché se dici quarto finisci al quarto, che è la media perfetta. Se dici quinto finisci al quinto. No, alla fine dico quinto, dai. Oh, un po' non di giustizia sta... ogni tanto. Mi sento defraudato. Angel, l'altra volta ho scontentato Matioschi, stavolta scontento te, par condicio, senti. Dai. Molto scontentato. Eccoci. Guarda, almeno New Moon non aveva pretese di epicità, era un film de merda che... Era un film de merda. Oh. Oddio, pure il trailer di New Moon, se lo senti, c'è la musica epica e... Però... e qui c'era la carrellata finale, no, c'era ricordiamo, il trailer diceva ogni istante ha condotto a questo, cosa che uno cita Elrond nel Signore degli Anelli e Ritorno del Re, ogni sentiero che hai percorso ha condotto a questa strada. Tutte e poi appunto ogni istante ha condotto a questo,
cioè niente. Cioè, il Signore degli Anelli ha condotto ad Aragorn che diventa no, l'anello che va a Jacob culo. Che si panerà tua figlia e a loro due che... Poi, Mattioschi, come dicevo a Angel mentre tu eri fuori, Edward legge i pensieri, compresi può leggere anche i pensieri di Jacob. Quindi ogni volta che lo incontrerà sentirà Jacob che ricorda di, aver, di essersi panato sua figlia. Scusate ragazzi, no, questa spiegazione è vero. Cioè, pensate, allora, rivalutate il film pensando a questa spiegazione. Tutto quello che ci è successo erano perché comunque tua figlia voleva questo. Quindi tutto quello che è successo, lei che limonava un po' Jacob, che voleva Edward, ma era anche innamorata di Jacob, tutto portava a Jacob che era, diciamo, preso in questa sorta di triangolo amoroso strano, perché si sarebbe poi in futuro, di nuovo che torna al futuro, panato sua figlia. Tutto. Quindi in realtà Renesmee è una mastermind che pilotava tutto da quando era ancora soltanto un ovulo nel corpo di Bella. Bellissimo. Ma anche prima, penso, perché lei comincia a fare la profumiera da molto prima. Era un ovulo nel corpo di Bella, cioè gli ovuli sono dentro fin dalla nascita nelle donne, che io sappia. No, ma prima, cioè prima nel senso prima ancora che fosse stata concepita anche Bella. Cioè nel senso, lui per stare lì, allora. Jacob che arriva lì, lei aveva proprio fatto in modo, cioè prima quando ancora era solo un'idea nel creato, secondo me... A Volterra e a Loran. Portano a Volterra. Dobbiamo andare a Volterra, ma qualcuno l'avrà fatto, ci saranno i fanatici di Twilight che saranno andati lì a rompere i coglioni a quelli di Volterra per fare le foto, no? Scusate, la bambina... Ragazzi, noi andiamo là Bella e mettiamo i trucchetti della Trash Light, chi vuole mette un lucchetto ad un lampione della Trash Light, con sopra scritto Trash Light. Andiamo vestiti di rosso! Mattioschi, leggi il commento di Matti Stanganello. Quindi deve essere innamorato di Edward e ci spiega tutto. Si spiega tutto, la tensione sessuale tra i due, palese. E tra l'altro io vorrei far notare anche le altre due cose sulla questione segretezza dei vampiri. Numero uno, non possiamo andarcene, Bella ufficialmente è morta, dobbiamo andarcene, Bella ufficialmente è morta. E restano lì con la bambina che cresce a vista d'occhio. E se qualcuno la vede, se qualche umano si accorge, no, va bene, poi io ti ricordo che ci sono le vetrate i figli dei Cullen che vanno al liceo spacciandosi per 14 anni poi attenzione, altra cosa, innanzitutto mi sono sempre chiesto, tra l'altro, ma questi a mensa cosa facevano? Cioè prendevano il cibo e non lo mangiavano? C'è anche sta cosa da considerare, vabbè. Poi i volturi vogliono mantenere la segretezza dei vampiri, ok. E allora perché? Cioè, presumibilmente questi si fanno il viaggio da Volterra fino a Forks con quei mantelli lì tutti in gruppo come fossero una processione, ma non li ha notati nessuno? O andavano solo di notte, quindi era tutto nero e si mimetizzavano? Perché io non voglio capire sta cosa. Cioè, questi mantengono la segretezza e fanno il giro in quel modo. Poi, altra cosa, veramente, cazzo vampiri, ma potete fare un qualcosa che non sia suonare quel pianoforte di merda che me lo spacco in testa e leggere libri così a caso? Ah, poi ci siamo dimenticati di una cosa. Renesmee dorme, perché lei, essendo mezza vampira, può dormire. E c'è Bella che praticamente le legge qualcosa, le legge una fiaba, le fa vedere un cartone Disney. No, le legge una poesia. Guarda, ok che è una bambina precoce in tutti i sensi, ma è una bambina. Ma leggi di Biancaneve i Sette Nani, leggi le Cenerentola, cosa minchia, le leggi le poesie di non so neanche chi cavolo fossero. Erano le poesie del maestro Bini. Cioè, basato poi le sue canzoni, la stava abituando alla buona musica. Ma io mi sono chiesto ieri sera, ma come Nina Nanna che cosa fa? Gli canta la nona sinfonia di Beethoven? Ottimo, questo è interessante, i volturi da dove sono passati. Secondo me sono andati sott'acqua, si sono fatti tutto l'Oceano Atlantico sott'acqua, tanto non devono respirare. Anche perché non è che si sappiano vestire esattamente in borghese i volturi. Quindi immaginate... I cappucci, tutti quanti.
Allora. Oh, mamma mia. Dai, Aldo, mi spiace la tua difesa spasmodica di Twilight, ma veramente, in questa chat c'è sta cosa di prendere in giro Twilight e le persone si adattano. È una saga di merda, mi spiace, eh. Cioè, io posso capire la fascinazione di chi l'abbia letta all'epoca, che si sia fatto sedurre da questa storia romantica, con Bella, il vampiro, Jacob, ma è una roba scritta di merda. Cioè, lasciamo da parte la nostalgia. Quel sentimento Che che poi abbiamo non dovuto vorrei provare, dire. cioè io sono il primo, io sono un grande appassionato di Harry Potter. Quella saga è piena di stronzate, di buchi di trama grandi così, va bene, e li riconosco. Non venitemi a dire che si critica Twilight per moda, perché è scritto col buco del culo. Non è che ci sono Scusateci, io alternative, vorrei eh? dire una Fatemene una cosa. ragione. È scritto col buco del Nelle due culo. rubriche precedenti Dai, sono abbiamo comunque. d'accordo. Meyer vince su tutto. Sì, Una proprio. scrittura così sopraffina. Ma Sofisticata. poi ricorderei una cosa, nelle due saghe precedenti c'è stato qualcosa che siamo comunque stati in grado di apprezzare. Bumblebee, la serie animata, a parte Matioski, il settimo Fast and Furious. Quindi Sì, gli ultimi di comunque. Fast and Furious che cominciano a prendersi un po' meno sul serio, Hobbs & Shaw, a me tutto sommato è piaciuto, con i dovuti limiti. E qui non abbiamo salvato niente. Io ho Niente. salvato tanta roba. No, una cosa l'abbiamo salvata, Matioski. Loran, cioè Loran, c'è Loran in Loran. questa saga. Oh. O quando chiudiamo, diciamo tutti Loran, perché insomma, ci salutiamo così. Poi ci possono essere degli elementi affettivi, ma ragazzi. Io, ragazzi, devo essere sincero, rimpiango di non averla vista al tempo. Perché se l'avessi vista al tempo avrei rifiutato di fare questa retrospettiva. No, scherzo, in realtà Questa saga è veramente una merda indubbio, ma voi avete un talento innato a trovare ancora più merda dove altri non l'avevano vista. Mettete gli occhiali. no, vabbè, ragazzi, qui i difetti sono abbastanza palesi. Poi scusate, ci Alla sei già una faccia. merda, allora vuol dire che facciamo bene, cioè. Alla faccia. Anche perché non è che abbiamo aggiunto o malinterpretato qualcosa che in realtà la messa in scena premiava e noi non abbiamo Sì. E compreso. anche il mitico Travatar che ci ha messo a fare le ricerche ci ha spiegato delle cosucce che per noi sarebbero state inspiegabili, la roba dei poteri. Ma voi rendetevi conto che quattro libri, cinque film di costruzione mitologica sono stati inutili perché alla fine non è servito a un cavolo. No, ma quanto L'unica sono cosa che conta. affascinanti questi L'unica vampiri! cosa importante di questi cinque film è stato riuscire a farli tubare. Sì, basta. Tra Quello era l'altro, ieri l'obiettivo. Matteoschi, io e te abbiamo riso. Io ieri ho riso quando hai detto che esiste uno che coordina le scene intime durante le riprese. Porca troia, se qui ne avessero bisogno, non l'hanno palesemente sfruttato. Se lo intendiamo come un harmony fantastico, va bene, ma non si propone come tale questa saga. Se volevi focalizzare il tutto sul rapporto d'amore, io potrei anche dire, fino al terzo libro, effettivamente l'intento è chiaro, ma qui hanno cercato di costruire una battaglia epica. Edward dice: io vi Un'alleanza. chiedo di combattere, e alla fine non combattono e ne sono felici. E Quindi, allora? Marco Di Stefano ci sta veramente chiedendo qual è il personaggio migliore, ma non è chiaro? dai, Loran! Allora. Lui è il simbolo della Loran. scrittura sopraffina di sta saga, parte cattivo, poi lì per lì dice: No, ma sapete chi c'è? Mi sa che stiamo esagerando. Quindi vi dico come ammazzare il mio amico biondo. Però l'amico biondo stava assieme a Victoria. E quindi lui, per non far capire a Victoria che li ha traditi, si riallea con lei, però poi quando vede Bella decide di sbranarla, non ce la fa ovviamente, ma se l'avesse sbranata Victoria si sarebbe incazzata perché Bella doveva essere una sua preda e quindi non torna un cazzo di niente. E dunque Loran è il personaggio migliore, a mani basse. E il peggiore, in effetti, cioè il peggiore è dura. Il peggiore. No, il peggiore, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma se lo sentite in origine, Pattinson. Non è scusabile, purtroppo non è veramente scusabile. A livello recitativo, in effetti.
È proprio sì, peggiore. Invece con la caratterizzazione, boh, è una bella lotta. Io dico Jacob, non lo sopporto, lo voglio morto. Beh. Oddio, come caratterizzazione... Io qui lo dico, io voglio uno spin-off col trittico meraviglioso, ovvero Lauren, la domestica di Breaking Dawn parte 1 e Toshiro. Voglio uno spin-off su questi tre, ecco, insieme. Personaggio peggiore è Toshiro, secondo me, perché Toshiro... Toshiro. Toshiro. Non ha dato tutto quello che poteva dare. Personaggio più scemo, Charlie. Come, detto, come diceva giustamente Michael Righini nella sua parodia, sono 5 film che hai intorno gente che non è normale e tu manco te ne accorgi. Infatti poi, non lo sua figlia no, non lo perdoniamo, forse sta morendo e lui è lì a spaccare legna, ma vai a sfondare la porta del cane col fucile. Angel, ti fanno presente che gli americani recitano in sottrazione? No, Pattinson in sti film recita di merda, che è una roba diversa. No, ragazzi, è terribile. Allora, io ho seguito e seguo tuttora tante serie TV, ovviamente in inglese, così come diversi film per affezione preferisco di guardarmeli in lingua originale. Vi assicuro che non c'entra un cacchio il modo di recitare, qui non c'entra niente, è proprio lui che... Se voi guardate... Allora, vi dico un film che è mainstream, vi dico un film che è mainstream e che è un film che possiamo dire è un film molto romantico. Guardatevi Come l'acqua per gli elefanti, con Pattinson, ve lo guardate in originale e vi rendete conto che ci corre un abisso. E non è un filmone, non è tipo il film della vita, film da Oscar, però è un film mainstream, è un film d'amore romantico. Pattinson è 12.000 spanne sopra al Pattinson di questi film. E non recita in quel modo, cioè... L'ha detto giusto la signor D, Pattinson qui recita in sottrazione del talento. Effettivamente sì. Sì, sì. Ci dicono che Toshiro è il Cersei della situazione, così come Cersei ha fatto bene a stare a casa e non andare al nord. Toshiro ha fatto una frontale che è morto. No, allora il Cersei della situazione è Alistar, quello che poi se ne va. Sì, quello che se ne va, esatto. È lui quello che è lui il Cersei della situazione. Però in effetti alla fine non hanno combattuto, non è morto nessuno, quindi ha fatto anche la figura da pirla, cioè lui se n'è andato. Sì, esatto. esatto. È morta solo l'ex fidanzata di Lauren. Per seguirlo in paradiso. Sì, ma poi perché alla fine no? Sono lì tutti contenti, anche le due sorelle. Ah, che bello, che bello! Sì, c'è ancora lì, credo, il cadavere fumante della vostra terza sorella. Poi, se vi state domandando i motivi del successo, ma io ripeto, posso capire il successo di Twilight. È arrivato nel momento giusto. Cioè, proprio in un periodo fiorente per quanto riguarda operazioni di questo tipo. Racconta poi sostanzialmente una fiaba. C'è lei che si innamora del principe, che però è oscuro, ha dei segreti, c'è l'altro pretendente. C'è sì, la è il film nato per illudere le ragazzine dicendo anche se siete delle sfigate arriverà il belloccio di turno che vi noterà senza alcun motivo. Posso comprendere la fascinazione, però è scritto di merda, cioè questa roba qui mi spiace ma non la negherò mai, ci abbiamo provato, Abbiamo trovato degli aspetti positivi anche nelle saghe precedenti. Io qui di positivo non ho visto niente. Guarda, forse la regia è migliorata andando avanti, ma sono peggiorati gli effetti visivi in maniera atroce. Che poi qui non è neanche vero, perché secondo me questo film è diretto veramente col culo. Però una fotografia non delirante di nuovo. Ecco, cioè la fotografia è in linea. La colonna sonora tutto sommato è sempre stata abbastanza carina, il tema principale lo trovo gradevole, hanno selezionato anche delle canzoni di band interessanti, inserito un po' alla cazzo di cane, mi ricordo lì il Victoria che corre nei boschi, però sotto quell'aspetto può essere salvata l'operazione, per il resto è qualcosa di tremendo sotto tutti i punti di vista, recitazione, scrittura, make up, cioè questi vanno in giro con il cerone alto così, insomma, inguardabile, mi spiace. Però è stato un bellissimo viaggio. Ah, il viaggio è stato meraviglioso. Quello sì, cioè se dobbiamo vederlo con l'intento di deriderlo, è stato meraviglioso. E lo abbiamo deriso tutti allo stesso modo. Ma adesso quali sono le scelte? Qual è il carnet?
Allora, diciamo che siamo arrivati alla top 2, non so se già stasera oppure domani metterò un bel sondaggino su Instagram, credo domani, che almeno è sabato, siamo tutti più rilassati, e la scelta è tra i film peggiori di Nicolas Cage e 50 sfumature. Ok. Ho un vago sospetto su chi vince. 50 sfumature, ragazzi, non ho visto nemmeno uno. Io 2 su 3. Io ho visto la prima mezz'ora del primo film per 2 volte. E ragazzi, ve lo anticipo già qui. Mia madre è fan e quindi ha i DVD, e nei DVD c'è la versione estesa, quindi io vedrò quella. Vabbè, Dark Andros per il mio compleanno di 30 anni mi ha regalato il Blu-ray del primo film. C'è anche il tour interattivo della casa di Mr. Grey. Vabbè, allora Matioschi, su Twitch tu adesso devi fare il tour interattivo della casa di Mr. Grey. Ma non so come fare a trasmettere. Trova un modo. benissimo, quindi questa è la scelta. Io direi di chiudere qui, siamo arrivati al termine di questo viaggio appassionante. Sì. Ci siamo calati appieno nella vita di questi vampiri luccicanti, licantropi, che in realtà sono lupi mutaforma, che si trasformano solo se passano i vampiri. Ci sono, tra l'altro, stati... ecco, ultimo punto di mitologia. In questo libro, nell'ultimo libro, viene accennato che esistono effettivamente i lupi mannari classici, i lupi umanoidi con la luna piena, ma che i volturi li hanno sterminati secoli fa. E ho letto, tra l'altro, di una battuta molto divertente di Bella che dice a Edward: ma si possono uccidere con l'argento come nei film? No, questa è una cosa che si sono inventati gli umani per illudersi di avere qualche chance. Devo dire che è una cosa che mi ha sempre fatto ridere. Okay. Quindi abbiamo conosciuto Loran, i volturi, siamo interrogati sulla sorte di poveri turisti di Volterra che vengono massacrati in gruppo e nessuno si chiede mai una cippa lippa di quello che accade. Una battaglia inesistente, Rami Malek, un biondo che se ne va e non torna più. Questa è stata la saga di Twilight per noi. Ricordiamoci che attualmente in libreria trovate un libro alto così che racconta il primo Twilight dal punto di vista di Edward. Magari ci sono tutte le spiegazioni alle puttanate che abbiamo visto. Consigliatissimo. Quindi mi raccomando, regalatelo a Matioschi per il 31esimo compleanno. Sapete cosa regalargli? Sì, magari 31esimo, devo fare il 33. Quello è il futuro. Esatto, quello è il possibile futuro. È vero, scusate, ho sbagliato il conto. Qualcosa di imperdibile questo libro, Midnight Sun mi pare si chiami, tra l'altro con la copertina di questo frutto diviso a metà che pare una vagina, forse voluto, forse no, non lo so, e quindi abbiamo terminato qui la nostra disamina. Vi ringraziamo per essere stati con noi, mi ero dimenticato di menzionare Bella Vogliosa di Pisello, è stato un altro momento cruciale di questa rubrica. E dunque abbiamo terminato qui. Io ringrazio i miei 2 ospiti, comincio da Travataro 91, il capo dei volturi. Ciao a tutti, è un dispiacere congedarsi, però tanto ora sappiamo che nei nostri cuori, grazie a questa rubrica, ci sarà sempre Loran. Assolutamente. E adesso il nostro compito sarà, nella prossima saga, che siano i film brutti di Nicolas Cage, che sia 50 sfumature, trovare un personaggio alla sua altezza. Perché altrimenti mi sento in colpa, mi sento un po' male, ho bisogno di un nuovo Loran nella mia vita. Nessun personaggio sarà mai all'altezza di Loran. Mai più. Potremmo vedere tutti i film con l'attore che ha interpretato Loran, eh? Solo perché se no? C'è anche Dio Johnson. Dio Johnson è un altro idolo assoluto. Guardate che Dio Johnson. Voglio un film su Dio Johnson e Loran che devono recuperare il seme di Galvatron. L'abbiamo fatto. Troppa epicità in un solo film. E a portarlo in giro il camionista folle. Comunque sappiate che Dio Johnson in una puntata di Grey's Anatomy. Devo vedere. Ebbene sì. Dai, spara il numero. E poi lavora come fruttivendolo. Della puntata Games People Play del 2018. È l'episodio 14 della 14esima stagione. C'è Dio Johnson. Vado subito a informarmi.
Bravi, bravi, lo recupereremo nel ruolo di Brett. Vabbè, allora credo che neanche chi conosce a memoria tutte le puntate di Grey's Anatomy possa capire. Nel ruolo di comparsa numero 3. Ma che tra l'altro era stato bravissimo Dio Johnson in quel film, era stato strepitoso, quindi era identico, sì era praticamente identico. Giustizia per Dio Johnson, va bene, io saluto anche Angel Longgrain. Io ringrazio te Mattioschi, ringrazio Travdar, ringrazio tutti voi tantissimo che ci avete seguito, ringrazio i miei amici vampiri romani, ringrazio Loran soprattutto. Ma ringrazio questa saga perché ci ha regalato tantissime emozioni e adesso, a parte gli scherzi, in realtà sono contento di non averla vista al tempo, perché altrimenti non avrei vissuto da vergine, qui lo dico e qui lo confermo, questa intera esperienza, perché io non avevo visto nessuno di questi film, quindi ecco, è andata come doveva andare. O perlomeno così dicono. Benissimo, detto ciò, siamo arrivati veramente al termine. L'appuntamento per settimana prossima, venerdì alle 14, per parlare di cosa lo deciderete voi, quindi mi raccomando, domani ci sarà il sondaggino su Instagram, votate in maniera consapevole e con le dovute precauzioni, perché dal vostro voto dipende la sorte della nostra sanità mentale. Detto ciò, veramente è stato un piacere riassaporare questa saga con voi, chissà dove ci condurrà il futuro. Ci basta toccare qualcuno per saperlo, e dopo averlo fatto non succederà più una benamata minchia. Benissimo, grazie a tutti, è stato bello, mi raccomando, attenti al sole che vi fa luccicare, e portate sempre nei vostri cuori lui, proprio lui, l'oro.